Mm-hmm. Quando volete me lo riaccendete. È acceso? Non sentivo. Allora, buonasera a tutti voi. Io inizierei, visto che mi concedo qualche minuto anche per l'apertura, buonasera a tutti, eh, sono Antonella Melito. Per me è un onore, credetemi, poter introdurre questa importante occasione che ci consente di fare un qualificato scambio di idee e sensazioni sull'ultimo libro di Goffredo Bettini a sinistra da capo. È un onore e un piacere per la stima e la vicinanza umana e politica che provo per l'autore. Forse tra tutti i presenti sono la persona che ha avuto minore opportunità di conoscere Goffredo Bettini come uomo e come politico. Eh, la mia breve ma vi assicuro molto intensa esperienza nel Partito Democratico cominciata nel 2010 mi ha impedito di condividere la maggior parte di quell'impegno, io lo chiamerei lavorio, passatemi questo termine che però rende bene l'idea di un'applicazione continua, attenta e appassionata con la quale Goffredo ha consumato moltissime delle sue energie per la causa di un grande partito di massa o popolare della sinistra italiana. Questo impegno Inizia negli anni 70 con la FGC, prosegue con gli incarichi istituzionali fino al 2019, anno in cui Goffredo, eh, diciamo, pur restando nella direzione nazionale del Partito Democratico eh, e a continuare a dare il suo contributo intellettuale e politico, si ritira e smette sostanzialmente di chiedere incarichi istituzionali. Goffredo inoltre è stato l'inventore del cosiddetto modello Roma, che guardava alla Roma degli ultimi, un'esperienza grazie alle grandi personalità dei sindaci Rutelli e Veltroni durata 13 anni, un laboratorio politico che non praticava un riformismo dall'alto, ma che era alimentato dalla partecipazione cittadina. Ecco, un impegno, un lavorio ufficiale e ufficioso, su cui forse qualcuno si è permesso anche di domandarsi pubblicamente e retoricamente a che titolo parlasse questo Bettini. Ma invece è un lavorio che poi è ripreso nell'agosto del 2019 quando Goffredo scelse di tornare in Italia dopo aver ascoltato il famoso discorso col quale il qui presente Giuseppe Conte, che saluto allora Presidente del Consiglio, sistemò per le feste. Sistemò per le feste l'aspirante pieni poteri Matteo Salvini, ponendo consapevolmente fine a quell'esperienza di governo. Un impegno, un lavorio che poi si è speso nel 2021 anche preparando le elezioni amministrative della nostra città, e su questo insomma, eh, ha consentito e dato il suo contributo per l'elezione del sindaco Gualtieri, grazie alla quale anch'io ho potuto cogliere i frutti di una continuata esperienza politica partita dal basso nel territorio dell'ottavo municipio e che oggi ho l'onore di ricoprire invece il ruolo di consigliera del Comune di Roma. Certamente fino a stasera il lavorio di Goffredo è stato principalmente dedicato alla ricerca disperata e purtroppo vana di evitare la triste, disarmata e disarmante solitudine politica in cui il Partito Democratico si trova. È stato uno dei pochi, infatti, ad avere da subito ben presenti i gravi rischi per la tenuta del PD che un'improvvida gestione della situazione creata a seguito del venir meno del secondo governo Conte quello giallo-rosso avrebbe potuto causare, così come poi effettivamente è accaduto. Solitudine e conseguente insufficiente peso elettorale che chiama il PD oggi a ripensarsi, a rifondarsi, a rigenerarsi in un processo unanimemente anime, un inteso, almeno a parole, come Costituente, verso la rinascita di un Partito Popolare che sappia andare a capo. Ma questo libro oggi ci dice una cosa che dovrebbe quantomeno ritornare alle motivazioni originarie della sua esistenza come partito e come partito di sinistra, come partito nazionale e transnazionale di aggregazione delle forze democratiche e progressiste. Veniamo appunto al libro, al nostro eh, principale motivo di incontro per il quale siamo qui stasera. Ecco, penso che chi come me abbia letto il libro la sensazione finale a freddo, direi che è un po' contraddittoria, se ne può trarre una solida speranza per la rinascita di un grande partito della sinistra, così come un calmo pessimismo che ciò possa avvenire almeno per adesso. Il libro attraversa 34 capitoli brevi, eh, veloci. E però ci conduce come osservatori da un drone che sembra viaggiare nel tempo e che zoomma su diverse vicende della nostra storia. Un excursus che parte dal 1917, focalizza sulle vicende dal PC al PD, si sofferma anche sulla vicenda dell'Ucraina, richiamando la straordinaria definizione che dà Papa Francesco relativa all'improvvida politica degli USA, e cioè a quell'abbaiare ai confini della Russia, Papa Francesco che più volte è richiamato nel testo. Segue poi l'epilogo politico eh, dove Bettini vola alto nel suo sentimento che considera basato storicamente sulla sedimentazione dei valori socialisti e cristiani che come avvenuto per la nascita del PD potrebbero costituire quei riferimenti per la sua rinascita a patto che le avanguardie chiamate a questa attività costituente sappiano innovare su quella tradizione. La posfazione di Andrea Orlando, e saluto, che saluto anche... Eh, Andrea Orlando prende lo spunto da dove forse avrei potuto prenderlo io eh, per introdurre queste mie considerazioni, la disperata ma non del tutto figura di Maggie, magistralmente descritta come la ragazza che non sa cucire i giorni della vita in un sogno che la riscatti. Ecco, per sapere di più di Maggie, vi invito poi a comprare il libro appunto alla fine della presentazione. Adesso brevemente cercherò una sintesi. Goffredo mi perdonerà perché eh, l'esperimento è quello di voler comporre velocemente un trailer cinematografico del libro. Eh, quindi per rimanere in tema vi auguro buona visione, mi prendo gli ultimi minuti. Non ci sono indicazioni di tattica politica. Politica in questo libro, ma di un percorso strategico abbandonato, che pure sta di fronte a noi e ci sostiene dal 1948. È la nostra Costituzione, nata dall'incontro dei valori cristiani, sociali e liberali ed unica tra tutte le Costituzioni europee a prevedere al suo interno meccanismi del gioco democratico che disciplinano il conflitto sociale in un sistema definito di democrazia aperta e aperta. Significa da praticare nella lotta politica per l'affermazione conflittuale dei principi in essa sanciti, volutamente e potenzialmente altrettanto conflittuali. Ecco, pensiamo alla coesistenza, da un lato, della centralità del lavoro con la previsione che lo stesso debba, non si dice forse dovrebbe, essere retribuito in modo da assicurare un'esistenza libera e dignitosa per il lavoratore e la sua famiglia. Altro che salario minimo, la nostra Costituzione va oltre, e dall'altro, alla centralità altrettanto importante della proprietà privata e della libertà di iniziativa economica, nei limiti in cui non contrastino con l'utilità sociale o danneggino la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Mi fermo qua. Goffredo ci ricorda che abbiamo abbandonato noi della sinistra e il PD in particolare, questi e altri terreni di scontro sociale costituzionalmente previsti come lotta perenne che determina i rapporti di forza nella società, l'alternarsi di momenti di forza e di debolezza e la necessità che chi sta sotto per tornare a vivere debba farsi forte e trasformare la situazione. Ne esce in una maniera, eh, ecco, allargo le braccia per esprimervi ecco, come Goffredo esce da questo, da questo solco rivendicando il diritto alla felicità, che è il diritto che ognuno deve potersi permettere nella propria vita di rivendicare, dai germogli che, quel, che Goffredo chiama i figli della libertà del rischio, che rifiutano vecchi involucri ma esprimono nuove potenzialità, prende piede una nuova umanità che entra in scena e deve diventare il riferimento per costruire un nuovo periodo di forza, per tornare a vivere in un rinnovato desiderio di visione di mondo e di società alleata all'idea di un nuovo umane, umanesimo, il quale deve guidare l'azione di governo, non prescindere da essa. Ecco, la domanda che forse è arrivata il momento di farci è questa: è il Partito Democratico la forma storicamente più adatta ed idonea per diventare il luogo per costruire il riscatto? Vi saluto con questa domanda e anche come figlia della libertà del rischio per dare il via agli interventi dei nostri ospiti. Una cosa mi sembra già chiara guardando voi, questa straordinaria platea, c'è cioè voglia di sinistra e tutta questa empatia e tutto il racconto eh, empaticamente appassionato che Goffredo fa in questo libro determina appunto una una voglia di riscatto di intere generazioni per il diritto al futuro. La lotta per questo obiettivo, come ricordava Berlinguer, è una prova che può riempire degnamente una vita. Io vi ringrazio e do il via agli interventi ricordando agli illustri relatori che hanno bisogno di eh, minima presentazione, non fosse solo per la loro meritata notorietà di stare nei 15 minuti. Io batterò leggermente sul leggio a circa due minuti dal, dal, del tempo, in modo tale che riusciamo a rientrare nei tempi che ci siamo dati. Lascio la parola a Agnese Pini, direttrice del Gruppo Quotidiano Nazionale. Grazie. Grazie, grazie a Goffredo Bettini per questo, per questo invito. Eh, per raccontare questo libro, io comincerei da, da alcune parole chiave che mi hanno colpito, che tornano poi eh, nella lettura e che secondo me possono davvero diventare un po' la spina dorsale dell'obiettivo che credo Goffredo Bettini si sia posto nello scrivere quest'opera. Allora, comincio dalle prime, e si trovano proprio nei primi eh, capitoli. Alcune sono già state citate, forza e debolezza. Due parole che vanno di pari passo con altre due parole altrettanto importanti e che ci si legano molto bene, cioè vincere e perdere. Quindi forza e debolezza, vincere e perdere. Poi c'è un'altra parola molto importante che mi ha colpito, che è empatia, e che ci porta all'ultima parola chiave che volevo citare, molto cara a Berlinguer e anche a Bettini, che è scintilla. Le ho citate perché credo che davvero in, queste, in questi termini, in queste parole, ci sia il senso profondo, il senso profondo del libro, che poi si racchiude in una citazione che Bettini fa circa alla metà del volume, cita un filosofo sudcoreano. Io non, non, non ripeto il nome perché ho paura di sbagliare la pronuncia, ma la frase è molto forte e dice, spesso quello che è assente ha molto più potere di quello che è presente. Perché mi ha colpito? Perché in questa questione dell'assenza, del potere dell'assenza, c'è in fondo un po' tutto il dibattito che sta accompagnando il Partito Democratico in questi mesi molto difficili, molto controversi e molto complessi. Perché in fondo è in una assenza o in un vuoto di visione, ideali e quindi anche potere che si sta determinando la crisi che sta attraversando il PD e la sinistra in generale. Un vuoto che ha bisogno di essere colmato. Il potere di questo vuoto ha trascinato... Eh, il partito verso una ricerca di senso e di nuova visione che si tradurrà nel congresso, nella nomina di un nuovo segretario che ha visto nelle ultime settimane e negli ultimi mesi le vicende politiche che insomma tutti conosciamo, che fanno parte anche della cronaca, anche della cronaca di questi giorni. Ma è proprio, è proprio il senso di che cos'è questa assenza, di come si può ricolmare, che credo, e poi lo sentirò dall'autore, che abbia spinto Goffredo Bettini a scrivere quest'opera, perché è anche un'opera profondamente storica. Cioè Goffredo Bettini fa una cosa molto semplice, apparentemente, è molto lineare. Com'è che noi ci riappropriamo del senso di quello che è un partito? andando a ricercarne il motivo per cui è nato, non tanto quel partito, ma il, il senso profondo di quello che ci sta dietro, quindi i valori. E per capire quei valori noi dobbiamo ricominciare dalle origini. Qual è stata la scintilla, non solo quella di Berlinguer, ma quella che c'era ancora prima. È un libro che va a ricercare la scintilla e che in questo senso si offre come una proposta di vocazione per chi oggi questa scintilla deve inevitabilmente recuperare, riprendere e trasformare in un progetto politico eh, non necessariamente nuovo, perché poi la parola nuovo, e si capisce leggendo questo libro, rischia di essere anche profondamente vuota a proposito di assenza. Un nuovo che non si trascina dietro una sostanza di storia, di profondità, e rischia di diventare sterile, di essere completamente fine a se stesso. Dicevo che appunto in questo... In questo libro c'è molto della storia del PD, ma io poi per, anche per così deformazione professionale non posso fare a meno di riportare questa lunga storia, questa ricerca di senso, di scintilla e di vocazione anche a quello che è accaduto nella cronaca delle ultime settimane, degli ultimi mesi, perché lo raccontano molto bene. Che cosa è successo in questi ultimi mesi in fondo se vogliamo davvero arrivare all'osso della crisi che il Partito Democratico, ma la sinistra nel suo complesso sta attraversando. E ci sono state una serie di fatti eh, e di vicende molto ravvicinate nel tempo e per questo è più facile leggerle eh, e vederle, che davvero hanno raccontato la crisi. E questo non è successo tanto solo nella difficoltà, per esempio, con cui eh, nei, nelle settimane dell'inizio della campagna elettorale in cui si dovevano definire le alleanze del PD, siamo andati incontro a tutti i vari incidenti che abbiamo raccontato anche sui giornali. Ed è interessante oggi, qui, avere appunto anche questo parterre di ospiti politici, no? perché ci possono raccontare un senso e una visione rispetto anche a tutto questo. Eh, sui giornali, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo raccontato la cronaca e abbiamo messo in luce appunto le difficoltà, le polemiche, le critiche, tutto quello che inevitabilmente dobbiamo fare noi come, eh, come cronisti. Ma dietro, nel profondo degli incidenti di percorso che ci sono stati, delle difficoltà e delle impossibilità di costruire quella rete di alleanze che poi aveva un obiettivo, che era quello di vincere, di nuovo vincere, perdere, l'importanza della forza e della debolezza. Che cos'è la forza? E che quanto peso può avere o deve avere la vittoria per per un partito, c'era in realtà tutta quell'assenza, il potere di quell'assenza di visione che ha impedito la costruzione di un progetto politico poi che andasse a concretizzarsi nelle alleanze, proprio perché, proprio perché mancava qualcosa prima. E allora appunto è molto, anche qui è molto lineare: se manca quel qualcosa prima, poi l'esito, il risultato che raccontiamo sulla cronaca è quello dell'impossibilità di arrivare a creare un'alleanza. Perché non si sa esattamente qual è la direzione che deve essere presa, qual è la vocazione che questa sinistra deve prendere, in quale parte deve stare, dove deve spostarsi, più al centro, più a sinistra, con quali valori, con quale prospettive, con quali aspettative? In questo libro ovviamente quei valori, quelle radici riportano a quanto si diceva poco fa, no? al recupero dell'essenza stessa, del senso della sinistra. Al recupero delle sue prime origini, che sono innanzitutto una grande for dirompente forza sociale, un grande e dirompente desiderio di ascolto nei confronti di alcune categorie sociali che sono diventate sinistra, perché un gruppo politico all'epoca, e ormai sono passati diversi decenni, è stato in grado di ascoltare quelle istanze. In fondo, che cos'è che è successo? Il, I grandi partiti del Novecento sono nati perché sono stati capaci di ascoltare le istanze di un popolo, di una parte di popolo, e si sono quindi fatti, mh, proposte come collettori di quelle istanze e di quelle domande che arrivavano da quella parte di popolo. Oggi il fenomeno invece si è completamente ribaltato: non c'è più l'ascolto di una parte di popolo per creare poi un progetto politico, ma c'è la tendenza a fare esattamente l'opposto cioè a proporre qualcosa che deve essere caratterizzato dall'alto cercando di andare a intercettare eh, delle richieste, un po' come il marketing, è una politica che è sempre più vicina al marketing e questo è un, è un difetto che ha, ha contagiato un po' tutte le forze politiche in realtà della nostra contemporaneità e non soltanto la sinistra, ma che sulla sinistra forse ha avuto un effetto ancora più dirompente proprio perché quelle radici erano tanto forti. Quindi parlavamo delle alleanze. Ma non è solo, non è tanto quello che ci racconta appunto questa crisi. Eh, C'è un altro momento che secondo me incarna perfettamente il tema del vuoto e dell'assenza di potere eh, e, di, e di visione rispetto al Partito Democratico, che in realtà è il momento successivo, il giorno dopo la sconfitta elettorale. Ora di nuovo provando a fare un po' di, di, di cronaca. Eh, la sconfitta elettorale del PD è stata sì bruciante, ma in termini numerici neanche particolarmente rispetto per esempio eh, al, al, al mandato precedente e neanche rispetto al fatto che nell'alternanza democratica non è così strano perdere le elezioni dopo aver governato eh, per molto tempo, sta abbastanza nell'ordine delle cose. E allora dopo questa sconfitta che ha avuto appunto un peso più culturale, ideologico che non pratico, che non in termini numerici, per le alleanze sbagliate, per quell'assenza di visione, per quell'incapacità di tessere appunto una rete che avrebbe potuto portare alla forza e quindi eh, alla vittoria. Eh, mi ha colpito che cosa? Che il, il segretario del Partito Democratico, Enricoletta, si sia immediatamente dimesso sostanzialmente subito dopo, subito dopo la sconfitta. Perché questo mi ha colpito? Perché in fondo il PD è un partito che in 15 anni ha cambiato circa 7 segretari, sono tanti. Anche tutto questo ha a che vedere con che cos'è appunto la forza, la debolezza, il vincere e il perdere, il legare una guida e un segretario semplicemente a che cos'è la sconfitta o la vittoria. È strano in politica, o meglio non è la via maestra la cosa migliore, proprio perché in un capo, in un leader, in un segretario c'è un percorso di visione e di prospettiva e di traiettoria che ha bisogno di tempo per essere espresso e che non si può quindi legare semplicemente a una vittoria o a una sconfitta come per una partita di pallone. Certo vincere o perdere in politica è fondamentale, ma non è tutto e soprattutto, non è il tutto a cui si lega la presenza di, eh, di un leader. E mi ha colpito anche il fatto che non, non ci sia stato nessuno, sostanzialmente, che abbia anche soltanto per, per buona educazione detto: no, non, non, non ti dimettere, no? resta. In fondo, appunto, abbiamo perso insieme, vinciamo insieme, perdiamo insieme. Ma c'è stata immediatamente una corsa appunto al dopo. E questo è un rischio, è un pericolo. È un rischio e un pericolo proprio perché invece per, per avere, per arrivare al recupero di quel senso, di quella visione, di quella prospettiva, occorre tempo. E occorre un tempo che non si può appunto legare soltanto alle fortune o alle sfortune di una, di una tornata elettorale. Oggi appunto il PD si trova di fronte a... Una serie di, di domande, di incognite che passano per il Congresso, che passano per il Segretario, che passano soprattutto però per la visione e per la ricerca di quel senso. E sono una serie di, di incognite, di difficoltà che si ripercuotono anche appunto nella, nella cronaca di questi giorni: che cosa succederà, per esempio, nelle regionali del Lazio, che cosa succederà eh, in, in Lombardia, da quale parte. Il PD troverà questa, questa vocazione. Ecco la sensazione, la paura è che di nuovo sull'onda del rischio di quelle parole chiave, forza, debolezza, vincere, perdere, si possa ricommettere l'errore di fare dei passi che non hanno ancora dietro la sostanza di quella visione necessaria a far prendere al partito una direzione, una direzione vera. Eh, e alla fine nel, nel senso più profondo del libro di Goffredo Bettini e qui chiudo un, una, una visione che io eh, proverei a sintetizzare con queste, con queste parole e cioè mi sembra di aver capito che alla fine il messaggio vero che Goffredo Bettini vuole provare a dare è questo anzi da è questo e cioè che in fondo per cambiare le cose anche in un partito è necessario starci dentro le cose e, Sintetizzo così questo viaggio nella storia della sinistra, per cambiare la sinistra bisogna starci dentro, sporcarsi le mani come si dice e, e ci ho ripensato anche veramente in questi ultimi giorni perché per motivi di, di giornale mi sono trovata ad andare ad Assisi, eh, appunto negli ultimi giorni, parlando con una persona mi faceva notare una, una, una storia legata a San Francesco che mi ha che mi ha fatto ritornare in mente queste parole, del cambiare le cose standoci, standoci dentro. Perché mi faceva notare appunto questo, che quando San Francesco prova a cambiare la Chiesa, erano anni in cui fiorivano i movimenti critici nei confronti della Chiesa. La maggior parte di quei movimenti critici sono diventate eresie, di cui noi non abbiamo memoria eretici, sostanzialmente considerati eretici che non, non sono passati alla storia, non li ricordiamo, non, non ne sappiamo quasi nulla, perché sono usciti dalla Chiesa, hanno provato a cambiare la Chiesa uscendone. Mentre San Francesco che cosa fa? E per questo diventa San Francesco. Prova a cambiare la Chiesa standoci esattamente dentro. Va addirittura dal Papa, si prostra, e non esce dalla Chiesa, il suo sforzo, il suo obiettivo è di cambiarla standoci dentro. E ci ho ripensato appunto pensando poi al senso di, di questo libro, cioè che appunto per cambiare le cose bisogna starci dentro e per cambiare la sinistra è necessario affrontare il senso più profondo di quello che è stata, che è e che probabilmente sarà, senza cedere a quella tentazione che è molto giornalistica di fare il critico, cioè di mettersi da una parte con la spalla sullo stipite della porta. E di guardare semplicemente che cosa di sbagliato hanno fatto gli altri. Grazie. Grazie a Daniele Sepini. Lascio invece adesso la parola al professor Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio. Grazie. Tu hai detto, noi siamo qui. Eh, perché vogliamo un cambiamento della sinistra. Sì, forse, ma noi siamo qui soprattutto perché abbiamo stima di Goffredo Bettini e perché gli vogliamo bene. Perché per tanti modi il suo pensare per noi è stato un punto di riferimento. Io leggendo questo libro... Mi è venuta in mente l'espressione di Palmiro Togliatti alla Camera nel 1947, per la fiducia del governo De Gasperi, quando diceva noi veniamo da molto lontano e andiamo molto lontano. Cioè in Goffredo c'è la convinzione che se non si viene da lontano non si va lontano, anzi, si va indietro. Qui sta uno dei motivi della crisi della sinistra. Qui c'è tutta la prima parte del libro, una parte molto bella, con angoli che io vorrei definire poetici, Goffredo che non sospettavo, e con ricostruzioni storiche sicure, profonde, sintetiche. Questa è la metà del libro, con un messaggio chiaro che poi esplicita la fine. Abbiamo dentro, senza saperlo, sapendolo poco, una storia lunga che ci preme, a partire da quella che Bettini chiama la scintilla iniziale che ha messo in moto un movimento di, riscat di riscatto, se vogliamo per usare l'espressione di Fanon, dei dannati della terra o degli emarginati. Insomma, il potere dei senza potere, diceva Havel. Ma le forme attuali... Si sono drammaticamente impoverite e non rendono ragione ai sentimenti di solidarietà, dice Bettini, di cooperazione, di empatia verso l'altro che soffre. Allora la grande domanda è: questo capitale umano e politico andrà disperso? È la sua preoccupazione in tutto il libro. Senza storia. Senza coscienza storica non c'è futuro. Mi ha molto meravigliato che Papa Francesco nella Fratelli Tutti parli di una crisi della coscienza storica. E storia non è parola amata dai documenti nella Chiesa, almeno fino al Vaticano II, dice Francesco. Si favorisce una perdita del senso della storia che provoca disgregazione. Si avverte la penetrazione culturale di una sorta di decostruzionismo per cui la libertà umana pretende di costruire tutto partendo da zero. Questo discorso sul valore della storia o della cultura storica Afferma, ed è questo un fatto fondamentale nel pensiero di Goffredo, un rapporto forte tra la cultura e la politica. È qui la frattura segnata dalla Seconda Repubblica. Perché nella Prima Repubblica, con tutti i suoi limiti e senza nostalgie, c'era questo rapporto tra cultura, coscienza storica, partiti, ogni partito aveva i suoi intellettuali, i suoi intellettuali eretici, i suoi storici, addirittura Goffredo, il partito repubblicano, aveva nella stessa persona il suo storico e il suo segretario Spadolini. L'alleanza tra politica e televisione, Berlusconi, tra politica e social, ha cambiato. La sinistra ha vissuto questo divorzio, ma alla fine ha creduto per sua natura o suo, sua proclamata diversità da preservarsi dal dramma, dalla dilapidazione. E ci troviamo senza cultura, senza sapere da dove veniamo, nell'effimero, nel casuale o anche purtroppo nel teatrale. E questo è un terreno sdrucciolevole in cui si manifestano gli egocentrismi, i personalismi di questa nostra società dell'io. Perché questa è la grande novità che Goffredo ha ben presente nel suo libro: Il mondo dell'io dissolvitore di ogni noi, politico, religioso, sociale. Scrive un grande osservatore, il rabbino capo. Di Gran Bretagna, Jonathan Sachs, noi abbiamo vissuto una mutazione culturale dal noi all'io. E diciamocelo francamente: il terreno dell'io è il terreno antropologico dello sviluppo naturale dei populismi, tanti io che, si fanno, che non si fanno noi, ma si identificano con l'io di un leader. Questo Questo ha consumato le forme tradizionali, i partiti, ma anche le chiese, destinate a una irrilevanza nella società. Ma bisognava pur pensare di costruire qualcosa di diverso o di evitare, è il caso del PD, che si deteriori progressivamente o si sperperi nelle lotte personali e nella pochezza di visioni e di idee quanto è stato accumulato. E di nuovo Goffredo incalza, il rifiuto non basta, c'è bisogno del partito, ma non c'è già un partito di sinistra, quello che c'è si va logorando e lui dice perché è un partito che ha rinunciato a cambiare il mondo. Questo è il punto. Questo è il punto, cambiare il mondo. Goffredo, ma chi vuole più cambiare il mondo? Si è spinta, si è spenta la spinta a cambiare il mondo. L'abbiamo visto nell'approccio sul tema della pace. Un approccio così fragile, incerto, per una forza che in passato ha saputo incarnare con realismo l'irrinunciabile aspirazione alla pace. Pace, lo ribadisco, che prima di tutto vuol dire pace per l'Ucraina e non filoputinismo. Ma in troppi siamo stati costretti a giocare sulla difensiva a proposito del tema della pace e questo mostra non solo l'aggressività altrui, ma la nostra fragilità. La piazza di sabato scorso. Guardiamola quella piazza, lavoratori, brava gente che arrivava, organizzazioni sociali, cattolici, centomila e più persone ha saputo incarnare spontaneamente quel discorso e secondo me quella piazza è una proposta su cui si dovrebbe riflettere di più e non stare a misurare le presenze dei politici o il rapporto con la piazzetta di Milano. Sabato si vedeva che il popolo esiste ancora, popolo parola sfuggente nel tempo dei social, ma vera, c'era un soggetto alla ricerca della, di una forma che esprimeva una cultura della pace. Ma come il PD, e ne parlo da fuori e come il PD è diventato solamente un partito dei diritti individuali, un partito seriamente governista, con un ottimo ceto di governo, ma non basta. Non è proiettato nel futuro, cioè si è logorata tra gente seria e affidabile, capace di fornirti immediatamente una terna di capi di gabinetto la caratura umana della lotta per cambiare. Bettini non è un moralista, ma è una persona onesta. Non voglio parlare, Goffredo, anche degli aspetti personali che tiri fuori in questo libro, a parte la misurazione della tua casa che dici due o tre volte. E io, da quando ti conosco, tu hai sempre più con i tuoi vari traslochi ristretto la tua casa, e ti auguro di essere arrivato alla misura minima e di non andare ancora più sotto. Goffredo dice: tra una vecchia cerca di amici inossidabili e gli aerei di Stato che ti portano a incontrare i grandi della terra, parte la testa e subito dopo l'anima. È umano, politicamente però imperdonabile. È normale, soprattutto quando manca il popolo. Direbbe Papa Francesco col suo linguaggio un po' cristiano, un po' da pampa argentina, non c'è l'odore delle pecore. Certo il popolo è cambiato, sembra che non esista più, ma, ma come creare un legame con quella folla di io che è il nostro tempo? Io concordo con Goffredo, il processo di, individualizzazione, di individuazione nel mondo globale che crea l'io non porta solo alla solitudine ma anche a una rinnovata ricerca dell'altro. Cioè non siamo condannati ad essere una massa di io, non siamo condannati all'impotenza individuale e ai populismi esproprianti. Della mia personalità. Dare forma al pulviscolo che sfarina le nostre vite, scrive Goffredo, questo il problema di un soggetto trasformatore. Il lavoro di Bettini negli ultimi anni, e ho detto, lo ha illustrato in questo libro in modo trasparente: un diario politico, parlando anche dei suoi 40 metri quadri. Il lavoro di Goffredo e questo libro vogliono essere un contributo di pensiero per far crescere le visioni. Solo questo può evitare un mondo di tatticismi e di personalismi. Solo le idee permettono che la politica diventi un istrionismo alla ricerca di un consenso che è volatile per natura. Vorrei dire una piccola cosa personale. Con Goffredo... Abbiamo storie diverse, ma anche molto prossime. Io direi per una caratteristica, l'intreccio tra la visione e il realismo. Due cose che esistono solo se stanno insieme, le visioni e il realismo. E poi sullo sfondo di un'amicizia c'è un vivere Roma da romani, non da provinciali, con uno spiccato gusto per il mondo. Ma anche del ritorno a Roma. Anche se concordo con te, questo ritorno a Roma oggi ci fa trovare una città più incattivita. Ma anche la generazione, la nostra generazione, è vissuta in una Roma in cui si sentiva la voce delle periferie e si realizzava l'inclusione dei periferici. Perché si parla del modello Roma e si guarda l'auditorium. Ma non mi piace pensare solo a questo, c'è un prima, gli anni 70, gli anni 80, che è il mondo delle periferie e l'inclusione di quel mondo. E leggendo Goffredo e parlando con lui, mi torna alla mente quello che scriveva Togliatti dopo un incontro nel 1944 con un uomo particolare, un intellettuale finissimo, un prete romano, De Luca. Togliatti diceva... È un uomo così diverso. Ma parlando con lui ho acquistato coscienza del fatto che una generazione è qualcosa di reale, porta problemi, cerca una soluzione soffre di non averli trovati. Arrivo a concludere perché non voglio che lei batta, che se no mi disturba. No, no assolutamente. L'ho già intimidato. ascoltavo interessato. La conclusione del libro mi ha molto coinvolto, molto. Non solo perché l'autore fa riferimento a un mio libro, libro di dolore e di amore, La Chiesa brucia, sulla crisi del cristianesimo europeo che ho visto simboleggiare nell'incendio di Notre Dame. La crisi del cristianesimo, nonostante Papa Francesco, è parallela a quella del socialismo, ha una dinamica diversa, ma è parallela. Ma in questo ragionare nostro, Goffredo, c'è rassegnazione, c'è pessimismo. Sì, ma anche quel pessimismo che è ancora vigore, che è ancora rivolta con questa pressione soverchiante europea verso il declino, questa malattia senile di una società vecchia e paurosa, soprattutto dimentica delle sue grandi risorse. Per me questo libro è una rivolta contro la senilità. Goffredo, l'ho detto, vede un parallelo tra la crisi del cristianesimo europeo e il socialismo. Io gli ho detto prima, speriamo che finisca prima il socialismo, così almeno il cristianesimo può fargli, può celebrargli un bel funerale, perché il cristianesimo è il funerale di Safare. Sono due storie diverse, una che viene da tanto lontano e di crisi ne ha viste, l'altra che ha una traiettoria intensa e più circoscritta. Però siamo di fronte alla fine o alle trasformazioni? Benedetto Croce in piena guerra mondiale diceva perché non possiamo non dirci cristiani. Non era l'annuncio della sua conversione, ma un parlare laico di una realtà che riguarda tutti, anche se la Chiesa brucia un discorso e un'eredità, non è finito. Cioè c'è una pietà cristiana diffusa, sparsa, radicata nelle coscienze e nella storia, formatrice di umanità. Bettini scrive di cristianesimo e socialismo. Sono un retaggio talvolta invisibile che agisce nel presente, che respiriamo senza accorgerlo, agiamo senza ricordarci dove l'abbiamo imparato. E soprattutto tale retaggio ci rende diffidenti di fronte alla violenza e alle parole dell'odio. Aggiungerei. Tale retaggio ci rende diffidenti verso una logica solo di guerra. Tale retaggio ci ha reso accoglienti nei confronti degli ucraini. Tale retaggio determina il nostro atteggiamento nei confronti degli immigrati, degli sbarchi, dei rifugiati. Non è una logica politica. Tale retaggio, Goffredo, determina il fatto che un sabato tanta gente è andata a San Giovanni. E allora siamo un po' tutti cristiani, un po' laici, un po' socialisti e tanto altro, non siamo figli del vuoto. Abbiamo una storia. E se le forme si sono decomposte o ristrette, hanno perso le radici, il loro messaggio non è disperso. Questo ci rende meno rassegnati nel riaprire un dialogo umano e culturale con la gente, con tanti io spaesati sofferti, ma anche maturi, ma anche portatori di valori, cioè non si deve ripartire da zero. C'è una storia. Goffredo recupera la parola tradizione, parola cara ai tradizionalisti che alla nostra generazione sembrava veramente un freno la tradizione, ma ha ragione, è una risorsa dell'anima a cui attingere a mani piene. Ci sono poi nella storia, diceva la Pira, correnti profonde che tante volte ci travolgono, basta mettere la barca sulla corrente giusta e si va lontano. Lo dico non solo per il soggetto politico di cui Bettini parla, ma non si deve ripartire da zero e soprattutto a nessun livello si può vivere di piccole rendite, perché in tempi calamitosi come i nostri, le rendite si polverizzano. Concludo, questa volta davvero. David Turoldo, e il nome di Davide Sassoli viene da Turoldo perché suo padre era un grande amico di questo straordinario poeta, un poeta e un grande cristiano, scriveva una poesia preghiera che faccio mia e che sento molto. Diceva, Signore, liberami dal colore grigio dell'uomo adulto e fa che tutto il popolo sia liberato dalla senilità dello spirito. Ridonaci la capacità di piangere e di gioire. Grazie, Goffredo, perché questo libro mi ha fatto gioire e un po' piangere. Ho ascoltato talmente con interesse che non sospendo nemmeno l'applauso. Grazie professor Riccardi. No, lo so, lo so, purtroppo mi hanno dato questo ruolo oggi, quindi me lo prendo. Lascio la parola alla direttrice del manifesto, Norma Rangeri. Grazie. Buonasera, grazie. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Eh, devo confessare che per me è un vero piacere essere qui stasera mh, per partecipare a qualcosa che forse è un po' più di un dibattito politico, perché per molti di noi che siamo qua, gli argomenti trattati fanno parte della nostra stessa vita, della nostra esperienza, delle nostre passioni. E per questo ringrazio davvero Goffredo per l'invito a una serata che prende spunto da un libro importante perché è la testimonianza delle riflessioni e dell'impegno di una persona che ha trascorso tutta la sua vita e che vive nella militanza politica nella sinistra. E devo confessare anche che ho letto il libro con una certa curiosità e interesse perché, perché ho più o meno la stessa età di Goffredo. E siamo tutti e due di, di Roma, io andavo a scuola al liceo Torquato Tasso, lui mi pare a Righi. E poi eh, che erano diciamo, Tasso almeno era un covo di sinistra, poi eh, sono andata all'università a filosofia che era la culla diciamo dell'accademia democratica, e poi al manifesto con quel gruppo diciamo di corsari, di intellettuali, eh, dirigenti comunisti di ispirazione ingraiana. Quindi una vita di militanza politica, stando nei movimenti, nei quartieri, nelle lotte, eh, là dove Bettini e alcuni di noi pensiamo che la sinistra debba tornare per essere presente e attiva, con un cambio diciamo, di domicilio urgente e necessario. Eh, prima di entrare però nel merito, nel vivo della discussione, voglio anche ricordare un'altra cosa, che noi siamo qui nell'auditorium eh, e voglio spendere qualche parola su questo posto, perché questo eh, luogo, in una pagina del libro, giustamente Goffredo ricorda eh, una cosa eh, curiosa e divertente, cioè questo fiore all'occhiello di Roma... Che gli fu affidato perché doveva completare, cioè completare, doveva farlo venire su, costruirlo. Gli fu affidato da Rutelli, che allora era sindaco. E, e Bettini prende questo incarico e, e viene sul posto e descrive una scena ehm, molto divertente anche perché scrive: Imprese latitanti. Pochi operai che circolavano nel cantiere senza sapere bene che cosa fare. Alcuni, come in una scena felliniana, cercavano di piegare i pezzi di ferro con le mani. Questo per dire eh, che, anche nelle situazioni impossibili, anche quando uno eh, sembra di essere in un vicolo cieco, eh, si può uscire costruendo. Eh, realizzando grandi opere, grandi progetti culturali che ovviamente mutatis mutandis è propriamente quel che il libro si propone di indicare rispetto al futuro della sinistra. Allora, a sinistra da capo, questo è il titolo, e, e Goffredo ci invita a soffermarci non solo sulla storia della sinistra, questa è una cosa particolare che già sarebbe un vasto programma, diciamo, ma soprattutto a riflettere in profondità sulla storia dell'uomo, cioè sulle metamorfosi del potere e della violenza che lo connota, per esempio rispetto alla storia delle grandi rivoluzioni, dei grandi sommovimenti politici che sono capaci quelli avvenuti nella storia che sono stati capaci di sovvertire il rapporto di forza tra chi sta sopra e chi sta sotto, liberando diciamo il popolo, liberando gli ultimi. Quel popolo semplicemente senza il quale la sinistra non c'è, non esiste. Ora, la domanda centrale e cruciale della riflessione che ci viene incontro in queste pagine è questa. Come mai succede che dopo il lampo rivoluzionario, dopo il cambiamento sociale e politico, poi si rotola inesorabilmente verso la malapianta del potere coercitivo, spesso anche sanguinario, o, nella migliore delle ipotesi, verso una restaurazione conservatrice e antipopolare? Perché è la risposta di Bettini che ci riguarda. Ci si impantana nelle vecchie forme, cioè perché si pratica il potere e la politica riproducendo le forme precedenti, cioè quelle già conosciute, anziché inventarne di nuove, più democratiche, più inclusive, aperte al conflitto. No, quando poi si raggiunge il potere o il governo si torna indietro. Eh, che è esattamente il tema all'ordine del giorno, perché per l'appunto davanti a noi cosa c'è? C'è la sfida di inventare nuove forme della politica, di, fare, cioè, un, 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 di accettare una sfida di creatività e di inclusività. Ora, eh, ehm, si racconta nel libro ehm, le radici della storia del PD e eh, anche più indietro. Eh, questo libro in realtà apre, apre ufficialmente, apre di fatto una discussione politica, pubblica, anticipando forse lo scontro del prossimo congresso che attraverso una costituente potrebbe portare a un radicale cambiamento del PD. A cominciare da un dibattito su come ricostruire, appunto il libro è Sinistra da Capo, ricostruire la sinistra nel cuore e nella testa delle persone, secondo me e secondo me andando ben oltre i confini di un partito. Vorrei insistere un attimo su questo, perché mettere per iscritto un bel programma non basta. Cos'è che manca? Cos'è che conta? Conta la credibilità di chi lo propone e nel caso nostro conta la voglia di uscire dal palazzo, di uscire dal partito perché nella società c'è, si è formata, si è creata, forse proprio il rapporto al prosciugamento dei partiti, una grande ricchezza di associazioni, di cittadinanza di nuove forme di impegno capaci eh, di anticipare i cambiamenti, mentre i partiti mal, a malapena sono capaci di inseguirli quando ne sono capaci. E, però questo attivismo dei territori della società non viene quotato semplicemente al mercato della politica, il suo valore, eh, le sue quotazioni sono molto basse, e, 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 mentre il compito di una forza politica di sinistra dovrebbe essere proprio quello di portare queste esperienze radicali, diciamo così, a sistema, a fare una massa critica. Eh, una sinistra che scriveva, qui voglio citare Luigi Pintor, fondatore, uno dei fondatori del Manifesto, che nel 2003, a proposito della sinistra italiana, nel 2003, quindi molti anni fa, poco a mese dalla morte, diciamo, eh, eh, scrive questo e cioè dice che la sinistra è sinistra, ma non perché deve vincere domani, ma perché deve eh, operare ogni giorno e, dice, scrive lui, invadere il campo. Si parla tanto di campo largo, di campo... il... invadere il campo. Il suo scopo è reinventare la vita, scrive Pintor, in un'era che ce ne sta privando in forme mai viste. E dobbiamo capire quindi come far rinascere questo, questa sinistra, questo sentimento, prima ancora che queste idee, che poi vanno insieme, se no sono sterili, aride. Questo sentimento tenace. Sentimento tenace è il titolo di un libro che Bettini, di, di Bettini di qualche tempo fa, è un epistolario tra lui e Pietro Ingrao, e anche in questo vecchio libro eh, si batteva il chiodo eh, sul bisogno di tornare alla fragilità dell'umano attraverso la fragilità degli ultimi. Perché se scrive Ingrao il senso di morte che ci accompagna tutti. È già insopportabile per la specie umana e per ciascuno di noi. ancor di più lo diventa quando alla condizione della precarietà umana, scrive in Grau, si aggiunge oltretutto la sopraffazione e la violenza. E ne stiamo vedendo e vivendo due tragici esempi ai quali accenno soltanto la guerra imperialista e coloniale di Putin. Che punta ad annientare un grande paese libero e moderno e che lo avrebbe rapidamente annichilito più di quanto non stia già facendo se l'Ucraina non avesse avuto il soccorso internazionale alla sua resistenza. E la violenza del governo italiano contro i migranti: persone le più sofferenti, le più malate, i bambini tenuti in ostaggio, scatenando peraltro un conflitto diplomatico grottesco con la Francia e con l'Europa e devo essere sincera visto che Conte è qui con noi mi sarei aspettato questa volta che spendesse qualche parola in più su questo miserevole esordio del governo e forse adesso Perché diciamo, io una sua autocritica forte e chiara sui decreti firmati con Salvini, l'ho appena intravista. Um, nessuna meraviglia eh, che le prime guardate mosse di questo governo siano contro i più deboli, contro gli ultimi, e eh, siamo solo all'inizio. Molti di noi l'avevano vista arrivare molto bene, questa, questa destra fascistoide, eh, e in tutti i modi abbiamo cercato di accendere i semafori i lampeggianti da tutte le parti per eh, suggerire di mantenere l'alleanza giallorossa o giallorosa che fosse contro questa destra, impedendo per la seconda volta. Dopo il Berlusconismo, che il nostro paese, un grande paese, cadesse, diventasse il laboratorio della destra reazionaria in Europa. Ci eravamo già passati, era durato vent'anni. E invece, e invece ci siamo dovuti arrendere alla colpevole arroganza e alla incredibile cecità. Di tutto il gruppo dirigente del Partito Democratico di tutto il gruppo dirigente all'unanimità. Qui ci sono Bettini e Orlando che sono intervenuti e hanno cercato all'interno della direzione, mi pare, di un'assemblea di quelle che fanno, ecco, in streaming hanno cercato di, di, di avvisare, di, 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 di riflettere eh, sulla demolizione dell'alleanza con i 5 Stelle. ma... Diciamo, è durato il tempo della direzione senza però che questo significasse farne una battaglia aperta e, e soprattutto senza diciamo, insistere sulle conseguenze che avrebbe avuto per il Paese. Ora, quasi specularmente, abbiamo visto anche i 5 Stelle fare a rovescio la stessa cosa, più attenti alle sorti del movimento che a quelle del Paese. Due drammatici errori in uno che rischiano di segnare il prossimo percorso di due importanti forze democratiche e anche di segnare i prossimi appuntamenti elettorali. Eh, perché va ricordato che prima con la sconfitta politica in fondo Meloni non ha sfondato, non ha preso i voti del centro-sinistra, ha preso i voti di Forza Italia e di, e di Salvini? Ma il 25 settembre è stata una sconfitta prima ancora appunto che politica sociale, eh, perché il popolo, o meglio diciamo la massa popolare, come direbbe Alberto Asorrosa che su massa e popolo, su questa trasformazione ha scritto un prezioso saggio, non ha votato però a sinistra, no? nella classifica dei voti dei cedi più bassi, cioè prima Meloni, poi Salvini, poi MoVimento 5 Stelle e il PD ultimo nella classifica. Soprattutto, in grandissima parte, questo popolo non ha proprio votato. È con un'astenzione che ha toccato dei record, facendo sì che il voto in Italia, l'Italia con la più grande forza della sinistra del movimento operaio nella storia eh, d'Europa, che questo paese, in questo paese il voto tornasse un diritto censitario, perché chi scende nella scala più scende e meno vota. Che democrazia può essere quella in cui noi viviamo, in cui c'è una massa di astensioni così forte, soprattutto da parte di chi sta peggio nella società? chi rappresentano le istituzioni. Applausi certo, come dicevo, i 5 Stelle hanno preso i voti dei più disagiati grazie al reddito di povertà, perché non è un reddito di cittadinanza, è un'altra cosa, reddito di povertà che è un sacrosanto sussidio e penso che molti voti abbia perso il PD per le critiche che ha portato verso il reddito di eh, povertà per averlo criticato anche se poi in Corne ha cercato di recuperare come ha cercato di recuperare sul salario minimo dopo sforzi, spinte e, e alla fine ha pronunciato questa parola. Eh, e che diciamo salario minimo, salario minimo e reddito di povertà sono due misure che vengono prese dalle democrazie liberali, non c'è bisogno di essere di sinistra, dalle democrazie liberali di tutta Europa, perché sono due valvole di sfogo nel processo di accumulazione e di consumo capitalistico. Quindi per questo vengono usate. Anche nei paesi che non sono di sinistra o socialisti. Però io non mi voglio dilungare sui contenuti, sui contenuti diciamo e, 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 e sull'analisi sociale perché penso che su questo siamo, siamo tutti abbastanza eh, d'accordo eh, vorrei soltanto dire una cosa però che è importante perché eh, sui mutamenti strutturali eh, noi attraversiamo una cosa che gli economisti adesso ormai cominciano a chiamare policrisi cioè eh, tre crisi che si intrecciano in una e che quindi mh, formano un, una novità eh, mi faccio fa, quindi salto, salto perché eh, se no vado troppo fuori. però volevo, volevo dire che purtroppo la realtà della politica nell'area progressista democratica offre uno spettacolo desolante e quindi noi dobbiamo lavorare per allargare il campo. Eh, Bettini e Orlando hanno un compito difficile perché hanno a che fare con un partito immerso in una cultura ancora liberista tant'è che lo dico eh, a, a vantaggio di Orlando nella direzione, in senso ironico si è quasi scusato di dire a un certo punto che bisognava fare una critica al sistema capitalistico per dire nella direzione del PD no? e, e, ma nel momento in cui noi siamo immersi in una crisi quindi così profonda eh, la cosa... È importante è, 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 è riflettere anche su una cosa che io, c'è cioè una canzone di Bruce Priesting che è molto bella, che a un certo punto dice: Una promessa che non diventa mai realtà è una bugia. Quindi ogni volta che noi promettiamo di cambiare, di portare a, eh, vantaggi nelle classi più sofferenti della società e invece gli regaliamo divisioni, divisioni, narcisismo, ossificazione di gruppi dirigenti, eh, alla fine le, le promesse svaniscono e la credibilità anche delle forze politiche che le propongono. Però proprio perché crediamo che alcuni valori, alcune speranze devono sopravvivere e essere al centro del cambiamento. È chiaro che serve l'unità. Io su questo nessuno mi convincerà mai del contrario. Serve l'unità, l'unità delle forze ancora vive: bisogna mettere da parte personalismi, medaglie politiche, ambizioni velleitarie, barricate ideologiche costruite sulla carta la sinistra deve cambiare genere e generazione. E in conclusione chiudo con questo. La verità è che non basta, non basta un passato o un presente di impegno politico, di lotta nei territori per cambiare la sofferenza di milioni di persone, non basta. Bisognerebbe chiedersi perché si fallisce sempre la prova del consenso. Perché le sinistre in tutte le loro sfumature sono inadeguate e impreparate? Gramsci, nei Quaderni del carcere, osservava che a volte il popolo sente, ma non comprende. E l'intellettuale comprende, ma non sempre sente. E la famosa connessione sentimentale, che sembra perduta per la sinistra, ma se siamo qui significa che per quanto possiamo lavoriamo tutti per riconquistarla da capo. Grazie. Grazie Norma Rangeri. Grazie. E lascio la parola all'onorevole Giuseppe Conte. Grazie, il dibattito si arricchisce di punti di vista e quindi intervenire non tra i primi mi consente anche di tener conto un poco del, dei ragionamenti già fatti, molto approfonditi e anche molto brillanti. Ma prima di tutto siamo qui a presentare un volume che mi ha impegnato nella lettura, è un volume che fa riflettere, è un volume ricco. Di storia, ricco di sensibilità, di cultura, ricco di passione e l'ho letto con, con grande interesse. Io, Goffredo Bettini, non, lo conoscevo solo di nome, ero da ragazzo dopo tanti spostamenti in tutte le periferie di Roma, quando sono venuto a Roma come fuorisede. Poi dopo tanto faticare riuscii ad approssimarmi alla Sapienza, riuscii a trovare una, una stanza vicino alla Sapienza e passavo spesso lì via dei Dauni, via dei Frentani, via dell'Unità e trovavo sempre questi convegni, Bettini, Bettini a destra, Bettini a sinistra, onnipresente. Però non l'ho mai conosciuto. Poi quando sono diventato Presidente del Consiglio, ma lui lo racconta bene... E era in Thailandia era fuori però scrisse sul Corriere della Sera un contributo e quindi quando il governo già partì poi ebbe la curiosità di avere con lui una conversazione telefonica e di lì poi è nato un rapporto di amicizia eh, voglio precisare anche per non rovinargli la reputazione politica che non sempre siamo d'accordo eh? non sempre siamo d'accordo Rimaniamo spesso delle rispettive idee, ma quello che gli riconosco è una grande capacità di elaborazione politica, grande capacità di elaborazione teorica, quindi è un piacere confrontarsi con lui, scontrarsi con lui, è sempre uno scontro di idee e mai diciamo, di eh, questioni personali come sentimenti così meschini come rancore, orgoglio, pregiudizio. E questo libro mi ha restituito diciamo, tutto il piacere anche delle conversazioni che abbiamo insieme, degli scambi culturali, politici che abbiamo. Avrete, non so se l'avete già letto, se avrete la bontà di leggerlo, noterete che le prime parti sono, c'è una ricerca diciamo, della, di un'essenzialità nello scrivere. Non si può dire che si abbandoni a una scribendica coete, anzi, c'è una sorta di labor limio-raziano. Quindi, si vede che quando sei stato lì in Thailandia hai cercato di giungere all'essenziale, eh, anche per la prosa, a tratti anche aforistica. E c'è tutto un, un percorso, un linguaggio e un racconto delle idee anche veramente di matrice universale. Nell'ultima parte poi c'è una sorta di diario politico che peraltro mi riguarda per buone pagine perché parla del Conte 2 e direi che eh, Goffredo sei anche molto generoso nei miei confronti, sei anche molto generoso nei miei confronti rispetto ad altri esponenti del tuo partito che hanno rinnegato quella storia, eh, sei molto generoso perché riconosci quanto di buono è stato fatto al Conte 2. Non accedi alla volgata corrente che è a quello stato ipnotico che è calato nel paese quando è arrivato Draghi, per cui per osannare il governo. <ride> per cui è calata una lettura univoca: per cui tutto quello che è stato fatto prima era tutto qualcosa da rimuovere, qualcosa di sbagliato. Tant'è che adesso. Come dire, stiamo agevolando il governo della destra direi proprio da quei presupposti, eh? da quei presupposti a quella ricostruzione negativa che è stata fatta da quella ricerca spasmodica di discontinuità dell'esperienza del Conte 2. Abbiamo preparato la strada alla Meloni, è quello che ha preparato la strada alla destra, è quello che adesso consente alla Meloni di andare in Parlamento e di poter dire che siamo stato il paese peggiore nella gestione della pandemia. È una volgare menzogna, tra l'altro addirittura danno dei dati, dati grossolani, perché voi sapete che ne approfitto anzi adesso, l'Università di Oxford, quindi parliamo di ricerche ufficiali, nel periodo 2020-2022 ci calcolano, anche solo per quanto riguarda il numero dei decessi, quindi dei morti, ci calcolano al 24 posto. Ripeto, dietro Stati Uniti, dietro Gran Bretagna, dietro Brasile e tantissimi altri paesi. Attenzione, questo dato è significativo e vi fa capire come le menzogne caschino come un castello di carta. Se voi considerate che siamo stati il primo paese occidentale in cui è esplosa la pandemia, se voi considerate che siamo stati il paese in cui quando è esplosa non aveva, non produceva, non avevamo aziende che producevano mascherine. Se voi considerate che non avevamo aziende che producevano respiratori e se voi considerate che siamo il secondo paese al mondo per anzianità anagrafica con tante comorbidità che voi sapete erano quella la fascia diciamo, più vulnerabile voi comprendete che i dati che vengono diffusi sono veramente dei dati che non hanno nulla di scientifico come giustamente hanno sottolineato gli stessi esperti e scienziati. Però ritorniamo a noi. È un, è un testo che ci interroga eh, anche sul, sulla prospettiva attuale. Chiaro che io ho un po' di difficoltà eh, trattandosi di un percorso interno anche a un partito, una riflessione che riguarda il, una ricerca di senso e di prospettiva e un cammino che un dirigente di un partito... Eh, sta tracciando e che credo tornerà molto utile nella prospettiva con congressuale una qualche difficoltà a volermi come dire, introdurre in questo dibattito, però è chiaro che in quest'area oggi c'è anche il Movimento 5 Stelle, che lo si voglia o no. Ed è... eh, e vedete è un cammino che non è stato facile per il Movimento 5 Stelle perché quando nascono i movimenti nascono, diciamolo, anche con un colpo di vento, si creano dei cumuli di sabbia e delle montagne bellissime, quindi c'è stato un vento di protesta che il movimento 5 Stelle è riuscito a rintracciare, ma nel movimento di protesta, nel vento di protesta c'è un po' di tutto. Spirano tante pulsioni, tante stanze di differente segno politico. E quando io ho accettato da parvenuti, quest'alta responsabilità di governo, mi sono trovato subito con la difficoltà di dover governare in queste condizioni. Eh, ricorderete peraltro che se non ci fosse stato il PD, innanzitutto lo ricordiamo sempre, ha rifiutato di governare, eh? quindi si è arrivati al governo giallo-verde perché dopo mesi dalle elezioni non si riusciva a trovare una forma di governo. La prospettiva era di ritornare alle elezioni e a quel punto lì c'è stata questa formula, questo contratto dove era, è stato evidente, si sono come dire, uniti, appiccicate due prospettive completamente diverse. Due prospettive completamente diverse e ciascuno, quando la direttrice Rangeri ricorda le difficoltà nella gestione della propaganda soprattutto salviniana della, delle migrazioni, va però detto che in quella formula di governo si è realizzato un progetto riformatore perché è allora che è stato introdotto il reddito di cittadinanza, la legge anticorruzione che mai era stata introdotta e allora che è stato introdotto è stato dato uno schiaffo al Jobs Act. Che è precariato selvaggio in nome della cosiddetta flessibilità, usando questo femismo, e si è parlato di, di decreto dignità. Abbiamo introdotto il decreto dignità. Certo, abbiamo pagato un prezzo e eh, direttrice mi dispiace deluderla. Credo che in occasioni pubbliche avrò fatto ammenda su quel decreto di migrazione una decina di volte. L'ultima l'altra sera eh, davanti a una trasmissione televisiva. Laddove ho chiarito che rispetto addirittura alla versione originale che ci ha portato Salvini l'abbiamo modificata sensibilmente e comunque vorrei ricordare che anche in quel contesto la nostra proposta che ha permesso al Paese di non perdere credibilità in Europa è quel documento presentato da me a caldo subito appena investito come Presidente del Consiglio nel giugno 2018. Abbiamo ottenuto in un documento che oggi è attualissimo, basta rileggerlo, abbiamo ottenuto una svolta europea laddove per la prima volta tutti quanti all'unanimità hanno scritto, sottoscritto un concetto al Consiglio europeo che mai era stato affermato prima. Cioè quando si entra in Italia o nei paesi di prima approdo si entra in Europa. Cioè ha scritto in quel documento sforzi congiunti un'intera notte per convincere tutti i paesi. Quelli che si sono opposti al meccanismo automatico di redistribuzione sono stati i paesi di Visegrad che hanno preferito invece sino all'ultima non c'è stato verso di convincerli, hanno chiesto che comunque la redistribuzione fosse su base volontaria. Adesso però abbiamo la presidente Meloni, il presidente Meloni che sicuramente riuscirà a convincere questi paesi visto che si sta scontrando con la realtà e non più con gli slogan propagandistici del fenomeno dell'immigrazione. Ma ritornando a noi, eh, per noi il cammino è stato complicato, eh. è stato complicato perché pensate un poco che questo processo che abbiamo vissuto di chiarificazione interna ci ha portato, vi ricordate gli ultimi sondaggi, al 9%. E non mi avete visto mai eh, accusare gli altri di farmi precipitare, mi avete visto mai lamentarmi del fatto che c'erano gli altri a fianco che salivano nei sondaggi e noi scendevamo? Abbiamo continuato, perché abbiamo continuato? Perché eravamo consapevoli che occorreva un percorso interno e vedete, più che l'architettura statutaria di cui pure si è parlato, la svolta credo che per noi sia stato quel processo molto elaborato, di grande confronto interno che ci ha portato a definire con chiarezza e precisione i nostri principi e i nostri valori. Io credo che veramente quella sia stata la svolta, perché in quella carta dove si parla di beni comuni, in quella carta dove c'è ovviamente una particolare attenzione alla dignità della persona come fondamento premessa di qualsiasi valutazione e azione politica, in quella carta in cui c'è una critica al capitalismo, si ragiona di economia ecosociale, di mercato, si delinea quindi una prospettiva nuova diversa di riscatto sociale, si contesta una logica che è quella del vetero capitalismo, del, del turbo capitalismo, una logica meramente consumeristica, mentre oggi invece dobbiamo approdare a una prospettiva completamente diversa. Dove non c'è più il produrre per produrre, ma c'è invece la logica del riutilizzo, la logica del recupero dello scarto per salvaguardare questo pianeta, per preservare le ricchezze che sono limitate. Ecco, lì c'è la giustizia ambientale, c'è la giustizia sociale, c'è la pace. Io. Siamo stati incompresi, diciamo, ormai lo capiamo perché insomma, era un percorso che non era rappresentato anche dalle tv, dai giornali. Io non credo, credo che pochi abbiano avuto anche il tempo, la voglia di leggere la nostra Carta dei Principi e dei Valori. Quello che veniva fuori era la confusione interna, erano eh, diciamo così, le dichiarazioni quelle estemporanee fatte per rallentare questo processo. Abbiamo perso anche, abbiamo subito una scissione. Abbiamo subito un'emorragia rispetto al numero iniziale, però ci siamo chiariti le idee. Ci siamo chiariti le idee, e vedete, su quello ci ha permesso quando abbiamo affrontato la crisi più profonda, recente anche politica, cioè la caduta del governo Draghi, ci ha permesso di spiegare che noi eravamo una forza politica che non poteva sacrificare i propri principi e i propri valori. Ci ha permesso di consegnare a Draghi un documento politico serio, che andrebbe letto non solo nelle conclusioni, il cui estratto avete probabilmente trovato anche su alcuni giornali, ma va letto interamente nelle premesse, nel disagio politico che questa forza aveva accumulato sin dall'inizio, quando si è ritrovata una riforma che anziché potenziare il sistema giustizia come servizio. Si è ritrovata una riforma che D'Amblée, da un giorno all'altro, come una ghigliottina, diceva se oltre i due anni il processo d'appello scompare, oltre un anno il processo di Cassazione scompare. E ancora, forse se non si legge quella carta dei principi e dei valori, non si comprende il perché nel marzo c'è il duro scontro con Draghi, c'è il nostro no fermo, risoluto alla corsa al riarmo. Mi è stato detto anche da alcuni amici, non da Goffredo, e neppure da Andrea Orlando, ma alcuni del PD mi è stato detto ma tu lo fai per tornaconto elettorale. Vi do la mia parola, non ho avuto sotto gli occhi un sondaggio. Abbiamo subito, in linea con i nostri principi e i nostri valori, ho chiesto subito un incontro a Draghi per cercare di spiegare che è un paese che era già al 2% di inflazione, che è un paese dove c'erano intere filiere produttive che erano in ginocchio perché scarseggiavano le materie prime o erano fortemente aumentate. Per spiegare a Draghi che era una follia pensare di scimmiottare, peraltro molto modestamente, la Germania che aveva appena annunciato 100 miliardi di euro di investimenti militari o gli Stati Uniti 800 miliardi di dollari. Peraltro, se tu hai una chiarezza di visione europeistica, lì devi intervenire e devi dire agli amici tedeschi, cari amici, così non va. Come non va? Non possiamo decidere il nostro contro un investimento in termini di 100 miliardi. E no, perché le regole comunitarie prevedono che se tu hai spazio fiscale lo utilizzi in un'oggi del mercato comune europeo. Quella è una fuga in avanti che vale a colmare un'ansia immediata, peraltro una reazione emotiva, un'ansia, un recupero di decenni e decenni di storia, dal secondo dopoguerra d'oggi, ma è anti-europea, se tu hai dei soldi li metti per la difesa comune europea, ne discutiamo, vieni qui. E così siamo andati avanti <ride> e a tal punto c'è stata un'incomprensione che tutte le nostre mosse sono state disattese, sono state misconosciute. Abbiamo dettato quell'agenda sociale, ma credetemi, se ci fosse stata disponibilità da parte del PD anziché puntarci il dito contro, sostenerci, anziché star zitti quando Di Maio ci attaccava e dire che eravamo tutti sullo stesso piano, a comprendere le nostre ragioni. Se ci fosse stata una risposta da parte di Draghi, noi non ci saremmo ritrovati in, nella situazione di una crisi di governo. Non so se è peggio o meglio, eh, attenzione. E quando all'ultimo... E quando all'ultimo addirittura... Nella somma delle incomprensioni mi è stato anche suggerito, pensate, quando Draghi è venuto al Senato, voi ricordate che si è presentato invocando diciamo, la volontà dell'intero Paese, il sostegno dell'intero Paese e dimostrando scarsa disposizione, ma questa già la conoscevamo, alla dialettica parlamentare, diciamo così, usiamo questo eufemismo. E di fronte quindi a una mancata risposta ai punti che avevamo posto, è chiaro che ci ha messo nella condizione di non poter condividere una responsabilità di governo con un autunno che si preannunciava a tutti gli effetti inquietante e sfidante per la gravità delle condizioni economiche e sociali come stiamo vedendo. E all'ultimo, quando si è capito che la Lega e Forza Italia ne stavano approfittando anche loro, mi è stato suggerito per ragioni tattiche di dare consenso, prestare consenso a Draghi, votare la fiducia, scaricando la responsabilità su Lega e, eh, e Forza Italia. La risposta del Movimento 5 Stelle condivisa è stata: no, ci assumiamo la nostra responsabilità. Se non c'è stata una risposta, pagheremo le conseguenze e noi non facciamo tattica, non giochiamo in modo lineare e coerente ci assumiamo le nostre responsabilità, ci mettiamo la faccia, ci abbiamo messo talmente la faccia che per una decina di giorni ci avete tutti, adesso non dico tutti i presenti, forse qualcuno no, ma insomma tutto il Paese ci ha accusato di essere la rovina, la sciagura dell'Italia. E adesso ancora, vedete, si sta creando una, una situazione, rispondo anche alla direttrice, per cui ancora una volta, di fronte a una situazione del genere, in cui non c'è stato ancora un congresso, per il PD, in cui ancora le tesi bettiniane non sono state discusse. E io vi auguro di poter portare avanti la vostra battaglia all'interno del Congresso con quella forza, con quella dialettica, con quello scontro vivo che sale della politica, perché è solo quello che chiarisce l'orizzonte di senso e dà una prospettiva vera di azione politica. Però oggi che cosa ci viene detto? Oggi ci viene detto di rinunciare ai nostri principi e ai nostri valori. Abbiamo posto dei punti fermi e veniamo all'attualità per il Lazio. Abbiamo detto apriamo a tutte le forze politiche. Ma non, ho detto l'ho chiarito, a noi il metodo del rancore, della reazione fallosa, non, non ci interessa, non è il metodo della nostra politica. Questi sono punti fermi, punti cardine della nostra azione. La risposta è stata, e eh, attenzione, ho anche precisato, non ne faccio una questione di indicazione di un candidato, lo decideremo tutti insieme, ma lo decideremo insieme sulla base di quello che risulterà nella valutazione comune, il miglior interprete di questo programma, che prima definiamo il programma e poi troveremo l'interprete. Invece si è preferito il giorno dopo, due giorni dopo, scegliere l'interprete già designato da Calenda. Benissimo, benissimo. Però il Movimento 5 Stelle ha faticato troppo per risalire nel consenso, per definire una sua identità, un suo programma politico a chiaro. Un suo programma politico a chiaro non possiamo perdere l'anima non possiamo perdere l'anima ed è per questo che dico che non possiamo metterci con Renzi che fa il referendum sul reddito di cittadinanza non possiamo metterci con Calenda che invoca la militarizzazione per i ricassificatori non è la nostra storia non sono i nostri principi non c'è alcuna possibilità per noi Derino, eh, la devi rispettare è molto più breve della tua è molto Il più favore. breve della tua è, mo è molto più breve della tua lo sai però non significa che siccome hai mille anni alle spalle o cento anni o tre anni tu devi calpestare Per favore, facciamo, facciamo concludere l'onorevole Conte, grazie, silenzio, grazie. Prego. Questo è massimalismo. Io dico adesso però c'è una sfida perché il percorso vedete, per noi per me la politica non è una questione di punti, è una questione di linee è una questione di traiettoria e io credo che se ragioniamo di traiettorie se il percorso, le sensibilità, la ricerca di senso, ad esempio delineata in questo libro prevarrà anche all'interno di un dibattito e una dialettica interna al PD, noi sarà facile ritrovarci. Sarà facile ritrovarci da posizioni nel rispetto della reciproca autonomia, della reciproca dignità, eh, perché, perché sposare questa prospettiva, caro Goffredo, significa intendere la politica in modo radicale, intendere la politica in termini rivoluzionari, cioè non accontentarsi del consolidamento dello status quo, non, accontenta, non accontentarsi della... Logica della deriva oligarchica che oggi caratterizza le democrazie e anche la nostra democrazia è un problema serio. Viviamo una grande crisi, non solo della politica, ma dell'intero sistema democratico. E soprattutto il segnale più evidente è nella disaffezione dei cittadini, senz'altro, perché a questo punto sono in pochi a decidere chi governa territori e la nazione. Ma c'è anche un problema. Di derivazione oligarchica perché ci sono dei potentati economici e finanziari che sono sempre quelli che contano. Ecco allora. E concludo, il tempo è scaduto. Concludo dicendo: il Movimento 5 Stelle, che al Signore piacciono, ha scelto in modo chiaro di difendere i precari gli sfruttati gli ultimi lo fa abbiamo una scarsa storia ma guardi il fatto di essere pubblicamente e ostinatamente bullizzato per questa battaglia merito anche il suo rispetto grazie grazie all'onorevole ponte E lascio adesso la parola all'onorevole Andrea Orlando, grazie. Provo a tornare al libro di Bettini. E, allora, io consiglio, ne consiglio la lettura, è insieme un eh, diario. È un romanzo, è un diario nella sua seconda parte, io sulla ricostruzione che fa Goffredo dei, dei diversi passaggi anche legati alla contingenza non potrei aggiungere molto, se non richiamare perché li abbiamo vissuti insieme se non richiamare al fatto che sono molto diversi da come sono stati raccontati, il racconto che emerge qui è molto diverso dal racconto che è emerso sui media e da questo punto di vista credo che abbia un particolare interesse la ricostruzione che Goffredo fa di alcuni passaggi importanti di questi anni. Fa un accenno a un passaggio che io considero fondamentale che vorrei richiamare. Laddove sostanzialmente dice che la fine del governo Draghi o meglio della sua ragione d'essere inizia quando una parte importante della maggioranza e anche del nostro partito e anche di molti media italiani cerca di far diventare un'esperienza di carattere transeunte necessaria una specie di fine in sé, una bandiera, nasce così, diciamo, la vulgata dell'agenda Draghi, che credo sia una delle ragioni della difficoltà del governo Draghi. Ma non è, credo, questa la parte che farà discutere di più. La parte che fa discutere di più e che credo provocherà attacchi, io già abbiamo già incominciato a misurarlo, un certo grado di malevolenza, riguarda la domanda fondamentale cioè se il conflitto sia un fatto positivo o negativo e da che parte deve stare la sinistra nel conflitto. Perché veniamo da anni nei quali è stato raccontato che il conflitto non esisteva più e che la sinistra si doveva limitare a regolare la dinamica di un sistema che aveva una sua perfezione intrinseca. È una discussione molto complicata da fare e anche un po' sgradevole e scomoda perché chiama in causa l'assetto del capitalismo italiano, il suo intreccio col sistema informativo, il suo rapporto con quello che viene definito l'establishment. È una discussione che gli esponenti politici preferiscono non fare, perché magari alla fine della loro carriera politica possono anche pensare di andare in qualche consiglio di amministrazione o, da, o lavorare come consulente di multinazionali. E le critiche non saranno però su questo punto, lo prevedo, scusate se provo a vaticinare, saranno su altro, saranno, ma qui si vuole parlare d'altro, adesso è problema di mandare tutti a casa, ci vogliono più giovani, oppure i sindaci al posto dei deputati, oppure i biondi al posto dei mori e si cercherà di rimuovere questo punto fondamentale. E sarà inasprita questa discussione dal fatto che è evidentemente in atto un tentativo di cancellare la sinistra, almeno nel suo portato storico in questo Paese. Portato storico vuol dire anche le sue contraddizioni, le sue imperfezioni, il fatto che nel corso del tempo si sia sporcate le mani, non solo una narrazione epica. Norma Rangieri diceva Orlando si è quasi scusato perché quando ha citato la parola capitalismo nella direzione del PD eh, ha avuto un momento di eh, come dire di eh, freno in sé è perché Norma Rangieri non ha visto la faccia della platea diciamo <ride> nel senso che il punto è esattamente questo, tornare ad un'analisi dell'attuale fase dello sviluppo capitalistico come punto di partenza. Il che non significa, voglio dirlo con molta franchezza, poi approdare a tesi radicali, sovversive, rivoluzionarie, ma semplicemente cercare di capire che cosa funziona e cosa non funziona in un sistema che evidentemente inizia ad avere dei problemi crescenti. Io credo che questa remora dipenda da molte cose, qualcuna l'ho illustrata, e qualcuna è anche la conseguenza del fatto che qualcuno di noi dice ma guarda, quando ce ne siamo occupati di questa questione abbiamo fatto dei grandi guai, no? Magari allora è meglio non occuparsene più. Eh, io penso invece che ci se ne debba occupare guardando al fatto che il capitalismo è sopravvissuto anche grazie alle riforme che si sono introdotte sulla spinta di soggetti antagonisti al sistema stesso. che non funzioni tutto. Goffredo ne descrive i principali mali. Mi sembra sotto gli occhi di tutti noi. C'è un tema di sostenibilità ambientale, un tema di sostenibilità sociale, ma se le ormai queste sono anche parole che incapsulano un po' e come dire edulcarano il contenuto. Sostenibilità ambientale vuol dire che ci sono milioni di persone che si devono trasferire da un paese all'altro perché non possono più campare nei paesi dove sono nati. Vuol dire che alcuni settori dell'economia, a proposito di contrapposizione tra ambiente e economia, sono paralizzati dalla crisi ambientale stessa. L'abbiamo visto quest'estate con la siccità nella pianura padana. Ma ogni volta che c'è un cambio di stagione, noi vediamo distruggere infrastrutture, magazzini, eh, capacità produttiva del paese. E di sostenibilità sociale, anche questa non rende. Perché noi abbiamo registrato. Un impoverimento del ceto medio, che è una delle cause della crisi della democrazia, non è un problema solo nostro, è un problema di tutti i paesi del capitalismo avanzato, una svalutazione del lavoro e anche questo forse non rende abbastanza, perché io vorrei che noi riflettessimo sul fatto che, di che cosa significa la, il fenomeno del lavoro povero, che con l'inflazione è destinato a crescere ulteriormente. Lavoro povero vuol dire che uno lavora, è occupato, pienamente occupato ma nonostante questo non riesce a stare sopra la soglia di sussistenza. È una condizione, guardate, che non riguardava il capitalismo degli anni 60, degli anni 70. È una condizione che cresce progressivamente, perché era, quello era un sistema che, dove c'era un ascensore sociale, che magari partivi in una condizione di difficoltà, ma poi piano piano miglioravi la tua condizione. Questo non riguarda più almeno il 20% del, del mondo del lavoro del nostro Paese. E non rende abbastanza neanche questa la descrizione della condizione in cui alcune persone si trovano eh, a dover costantemente scegliere tra opzioni di vita, tra la maternità e il lavoro, tra la condizione di, di migliorare un minimo le proprie condizioni di, di relazione, di esistenza o di mantenere un posto di lavoro. Cioè, una vita che è costantemente una sorta di dilemma. E ogni volta che scegli devi rinunciare a qualcosa. Serve una descrizione, secondo me anche più puntuale, Goffredo lo fa, dell'altro aspetto, che non riguarda solo i lavoratori, che riguarda tutto, cioè della crescita esponenziale delle diseguaglianze che non sono più soltanto diseguaglianze di reddito, sono diseguaglianze crescenti di potere, perché i soggetti che si vanno consolidando a livello sovranazionale non sono più entità economiche, sono entità politiche. Quando tu gestisci un sistema di satelliti o una piattaforma che regola la distribuzione commerciale nel mondo, non stai più soltanto semplicemente facendo business stai decidendo le regole sulla base delle quali funziona il business degli altri. Ecco, io credo che noi dobbiamo provare a partire da qui, anche per riconoscere che molti degli strumenti che noi abbiamo pensato quando lo pensavamo non funzionano più. Noi siamo come un negozio che all'inizio vendeva il pane. Poi ha incominciato a vendere i televisori pure, è una cosa positiva, poi magari anche le ciabatte, poi le piante, ma via via lo spazio per il pane si è ridotto. Poi a un certo punto ci sono rimasti due panini e ci siamo meravigliati che quelli che venivano originariamente a comprare il pane si siano incazzati con noi perché trovavano solo dei televisori e delle piante. Fuori di metafora, la razio, lo spiega bene Goffredo, della sinistra è la lotta per l'eguaglianza sociale. Se la lotta per l'eguaglianza sociale si riduce a una varia ed eventuale, è abbastanza naturale che quello che era la tua costituzione originale si rivolga in qualche modo ad altri, che magari faranno pane raffermo, magari secco, però gli assomiglia un po' al pane. Io penso che questo. Naturalmente non sia sufficiente, Goffredo dà anche delle indicazioni che credo sarebbero sufficienti a fare una discussione spessa, importante. Io penso che ci sia davvero tutto per poter ridare un'identità politica alla sinistra, almeno nei, nei, nei problemi che c'entra. Che cosa dovremmo provare a fare? Superare l'idea che il mercato funziona così com'è bene da solo, provare a fare un inventario degli strumenti con i quali nel passato provavamo a disciplinare il suo funzionamento, a civilizzare il suo funzionamento e provare anche a inventarne dei nuovi. Per esempio una questione che secondo me si pone con un'urgenza eccezionale a proposito delle cose che ho detto è il tema della democrazia economica. Perché oggi la partecipazione alle scelte delle grandi imprese, quando le grandi imprese assumono un carattere politico, non è più soltanto un modo di redistribuire la ricchezza, è la condizione per garantire la democrazia che altrimenti viene conculcata dalla finanza e dalla grande organizzazione economica sovranazionale. Abbiamo dei modelli in Europa interessanti, la Germania, il capitalismo cosiddetto renano. e Credo che dovrebbero essere questioni che entrano nella nostra discussione, diventano un programma fondamentale della sinistra, anche perché questa crisi e questo squilibrio, questa dimensione smisurata del capitalismo, Goffredo se n'era occupato in un altro libro, quello prima di questo. È una dimensione che mette evidentemente in discussione la tenuta democratica. Nel libro c'è un passaggio che credo sarà il meno citato, prevedo. Che cita un documento degli anni 70 della Trilateral. Credo che si sappia cos'è la Trilateral. La Trilateral dice: L'estensione eccessiva della democrazia ha portato a, a una crescita delle domande che noi non siamo in grado di gestire. Abbiamo bisogno di ridurre la democrazia e di ridurre le domande, non di cancellare la democrazia, di tornare a quel, in qualche modo, diciamo così. Mi veniva in mente ascoltando Norma di tornare a quell'idea di democrazia censitaria che aveva caratterizzato la fase precedente alla seconda guerra mondiale. Qualcosa di simile è successo ed ha funzionato persino fino alla crisi finanziaria di Lehman Brothers, perché progressivamente si è ridotta la partecipazione si è creato un bipolarismo tra forze politiche che si assomigliavano sempre di più e diciamo così l'equilibrio tra domanda e offerta dei sistemi ha più o meno tenuto. Poi c'è stato un cortocircuito perché le domande continuavano a crescere, non quelle che speravamo noi nel passato va detto, cioè quelle di senso, quelle di cultura, più, sono cresciute più quelle di consumi ma comunque sono cresciute e la possibilità di dare delle risposte è progressivamente calata. Scoppia quello che viene definito genericamente il populismo, che è un alibi con il quale noi abbiamo chiamato fenomeni molto diversi. Il bipolarismo tradizionale, i soggetti del bipolarismo tradizionale, almeno a sinistra, anziché fare i conti con la complessità di questo fenomeno, hanno teso a demonizzarlo. con una colossale rimozione spinta diciamolo dalle classi dirigenti economiche, finanziarie e dell'informazione che non volevano vedere come questo sistema fosse arrivato a un passaggio fondamentale e a un momento di rottura. Si è creata quella peculiare interpretazione della meritocrazia secondo la quale se io ho qualcosa è merito mio e se sei povero è colpa tua questa è la meritocrazia secondo l'accezione italiana Applausi ecco io credo che questo ci abbia fatto molto male fino al momento in cui la politica ci ha costretto a fare un po' i conti eh, con questa dimensione a distinguere io ricordo che all'inizio la lettura dopo il successo del 2018 de, delle due forze antisistema, la Lega di Salvini e il Movimento 5 Stelle, era: sono la stessa cosa. Ci sono voluti, diciamo così, i colpi della realtà per portarci a distinguere. Io penso che però questa distinzione di per sé non sia sufficiente. Anzi, io vorrei dire che saluto, contrariamente a quello che ho io, io sono convinto che il fatto che noi abbiamo distinto sia anche la premessa dell'evoluzione del Movimento 5 Stelle. Però io credo, diciamo così, che paradossalmente questo nuovo scenario che si è venuto a determinare all'indomani delle elezioni di settembre ci mette alle strette, ci costringe a rispondere a quella domanda che Goffredo dice, Para, come dire, direi provvidenzialmente ci costringe a rispondere a quella domanda, perché come lui spiega il Partito Democratico ha difficoltà a rispondere a quella domanda perché al suo interno convivono due anime, una che ritiene che il capitalismo così com'è in fondo vada bene e un'altra che con gradi diversi, con modalità diverse esercita una critica. È chiaro che non si può più cercare di gestire questa differenza con la reticenza. Questo non è più possibile. Perché altrimenti si lascia uno spazio, lo vorrei dire, a, a chi un po' fa anche la sinistra, non sempre essendolo. Io non è che voglio dire, io rispetto, non, non credo nelle tradizioni, non credo nelle tradizioni. Le tradizioni. Sono molto importanti se le fai rivivere, di per sé non ti danno un lignaggio che ti assicura diciamo, una sopravvivenza eterna. Però va anche detto, lo voglio dire con molto rispetto, per una forza politica per la quale ho caldeggiato l'alleanza, la, 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 è che fare i conti con le diseguaglianze non può significare semplicemente chiedere più spesa pubblica. Significa incominciare a porre dei temi di redistribuzione. Applausi Significa quindi, e io mi auguro come dire, che il proseguo del chiarimento, come l'ha chiamato Giuseppe, della, che deriva dalla discussione dentro il Movimento 5 Stelle, porti anche a sapere che ogni tanto in politica bisogna fare contenti qualcuno e scontenti degli altri. Perché la tendenza, diciamo così, a fare un po' sempre contenti tutti quelli con i quali parli, alla fine condanna a non sciogliere i nodi che noi dobbiamo credo affrontare e che dovremo affrontare anche nel prossimo periodo. Io credo che da questo punto di vista noi non dobbiamo lamentarci però delle OPA che potenzialmente ci sono, dobbiamo discutere come reagiamo. E secondo me l'unico modo di reagire in modo efficace per il presente e in funzione del futuro è quello di riscoprire una radicalità sul terreno della questione sociale. Io credo che da questo punto di vista il libro dia un, un indice molto importante per affrontare eh, questo tema. E credo che se questa impostazione fosse seguita, io devo dirlo, lo dico così perché seguo la discussione del Partito Democratico con crescente preoccupazione, la cosa peggiore sarebbe non discutere delle cose che Goffredo scrive nel libro. E per, mi pare che ci si stia incamminando in quella direzione. Perché la Costituente dovrebbe servire a discutere di questo, con le persone che stanno dentro e con quelle che fan, stanno fuori. Mi pare che stia passando nel Partito Democratico l'idea invece che è meglio, in fondo, risolverla di nuovo con una competizione, una contrapposizione tra nomi. Io penso che sarebbe un errore. Io penso che sarebbe un errore, perché noi abbiamo bisogno in questo momento di fare una riflessione di riposizionamento di carattere strategico. E poi scegliere i nomi? Assolutamente sì. Però in questa riflessione che voglio fare io dico anche una cosa, mentre noi facciamo questa discussione il mondo va avanti. Giuseppe diceva io non so se sia stato un male il fatto che alla fine quel percorso si sia concluso con la crisi del governo Draghi. E io dico: sì, è stato un male, perché il governo che è venuto dopo non mi pare che sia migliore di quello che c'era prima. E da questo punto di vista voglio dire che e da questo punto di vista, e non, non do la colpa, eh, io qua non voglio fare una... Se dovessimo ricostruire le responsabilità, Giuseppe sa che ne abbiamo discusso, io so eh, diciamo, la il racconto della vera storia è molto diverso da quello di una responsabilità unilaterale del Movimento 5 Stelle, questo io lo posso dire, però rispetto al giudizio dell'esito io sono molto distante da lui, perché penso che l'esito ci abbia portato a una situazione nella quale mi auguro non ci si ritrovi anche nelle prossime elezioni. allora le alleanze si fanno... Le... Beh sì, però neanche regalando il paese alla Meloni, caro amico. Io, pe... Io penso, vabbè ma insomma è una discussione che faremo Scusate. E, e questo prova il fatto che è una discussione che merita di essere fatta. Io penso, che noi, io penso che noi possiamo anche dividerci e possiamo anche ricostruire in modo diverso le responsabilità di questi mesi e di questi anni, ma non ci potremmo mai perdonare se contribuissimo a determinare nel nostro Paese una nuova democrazia bloccata, perché questo è il rischio che io vedo. Che la il combinato disposto tra scenario internazionale non è un male che una, la sinistra vada all'opposizione, ma è un male se si dovesse rideterminare nel questo paese di nuovo una democrazia bloccata. Certo, con questa destra è anche un male che vada all'opposizione, ma è, è un male se si dovesse rideterminare una democrazia bloccata. Cioè un sistema nel quale la congiuntura tra scenario internazionale, che non è detto che aiuti noi, a differenza di qualcuno che lo pensa anche del Partito Democratico, e, e divisioni interne riporti a una rendita di posizione della destra che rischia di essere pericolosa per la democrazia stessa. Ecco io credo che questo sia un dato sul quale tutti dobbiamo riflettere, tutti ci dobbiamo far carico di una parte di rinuncia al nostro punto di vista e ai nostri principi se vogliamo evitare questo scenario che a mio avviso è il, lo scenario, eh, lo scenario eh, eh, peggiore. Un'ultima considerazione. Eh, siccome Goffredo, secondo me, fa un, un ragionamento, dà degli spunti e io vorrei provare a integrarli, l'unica cosa che ci metto di mio, perché le cose di cui ho parlato fino qui, a parte la questione delle alleanze, è in larga parte, credo, diciamo così, una sorta eh, eh, di eh, chiosa alla riflessione che lui fa nel libro. E lui indica alcuni strumenti di via d'uscita, eh, come dire, per limitare la misura di una dimensione economica che sta diventando smisurata, che non si nutre soltanto di lavoro e di produzione, si nutre anche della nostra vita, delle nostre identità, del contesto territoriale, eh, di sorveglianza. Ecco come la temperiamo questa cosa? Io mi permetto di dire che ci sono tre strade, tre leve sulle quali possiamo lavorare. Io non credo più nei partiti che in qualche modo, mobilitando le masse, riescono a riequilibrare di per sé gli squilibri che si sono determinati. Noi abbiamo tre leve, io credo, che si sono create, eh, Goffredo, queste le cita. Una è il governo locale, che deve riprendere però, come dire, una forma di identità politica. Nel senso che il governo locale non può essere soltanto il buon governo, deve essere anche il modo di riorganizzare le comunità attorno a alcuni obiettivi. Due è il tema di nuove relazioni industriali. Oggi il sindacato non è chiamato a trattare soltanto il lavoro, è chiamato a trattare l'accumulazione dei dati, è chiamato a trattare il cambiamento del paesaggio che i cambiamenti economici determinano. E noi abbiamo bisogno di un nuovo sindacato che sia l'elemento che può temperare questi squilibri che si sono determinati. E poi noi abbiamo una terza importantissima leva che in questo Paese è una risorsa favolosa, che è il terzo settore, che in fondo è, che in fondo è, che in fondo è se ci pensiamo, la politica che si fa fuori dalle istituzioni. E credo che sia una sorta di contrapasso per il fatto che la politica non riesce più a immaginare se stessa fuori dalle istituzioni. Ora io penso che queste tre leve possono essere quelle sulla base delle quali si ricostruisce il campo a cui allude spesso Goffredo. Le alleanze vengono dopo. Le alleanze vanno fatte, vanno costruite, vanno mantenute e quando non l'abbiamo fatto abbiamo pagato un prezzo per responsabilità comune. Ma intanto il campo di partenza io credo che debba essere questo. Se non vogliamo che sia spiantato diciamo, uno degli elementi vitali, credo, non per la sinistra eh, in quanto tale, ma per la democrazia, che è una storia, una tradizione, è una, un insieme di, di vite per dirla in una parola eh, dalla quale parte Goffredo, la scintilla che in fondo è quella che rende diversa la qualità delle della vita delle persone, anche di quelle più conculcate, più umili, in una situazione di maggiore difficoltà. Che cosa rende sopportabile, riprendiamo in grado, le condizioni di persone che sono, vivono in condizioni insopportabili? Il fatto che la loro vita possa migliorare. E se la sinistra non è in grado di dare questa opp opportunità che vive nel momento in cui, in cui si determina, la sinistra perde completamente la sua funzione. Grazie Andrea Orlando. Allora prima di lasciare la parola a Goffredo Bettini vi ricordo che è possibile acquistare il libro da quel lato, la mia sinistra e la vostra destra e poi Goffredo si fermerà sul palco per fare qualche dedica e qualche autografo sul libro, quindi in maniera ordinata dopo l'intervento di Goffredo potete salire dalle scalette e eh, cercare anche nel rispetto delle normative Covid che non ci sono più, ma nel rispetto di tutti noi, con le dovute distanze, avvicinarvi sul palco. Ricordo anche che il libro, tra l'altro, ma non, non penso che questa frase che <ride> mi hanno suggerito di dire possa convincervi più, invece, più degli interventi che ci sono stati oggi. È però il primo, delle il primo su Amazon tra i libri politici eh, in classifica. Quindi, questo sicuramente insomma. Complimenti a Goffredo, nonostante sia uscito da poco. Quindi, lascio la parola a Goffredo Bettini. Grazie. Ma cari, cari amici, cari compagni e compagne, eh, cioè, io vi ringrazio intanto per essere venuti e per aver dimostrato un'attenzione verso un libro che nasce un po' in solitudine e un po' attraverso gli scambi con tanti compagni di strada che hanno parlato anche oggi. È stato un dibattito bellissimo, io spero che possa essere registrato e trascritto, perché ognuno ha messo dentro alle cose che ha detto le sue ragioni ma anche lo sforzo di trovare una strada comune per uscire dalla crisi. Io che cosa posso dire in pochi minuti? Le cose che ho detto e che voglio dire sono scritte, sono scritte qui, però voglio andare all'essenziale del messaggio che ho cercato di lanciare che è stato colto da molti interventi. Il libro è un libro di un giovane che si è iscritto al Partito Comunista Italiano da quando aveva 14 anni che ha militato in quel partito e che ha fatto parte sempre della sinistra e delle sue trasformazioni. Con una Radicalità nell'ideale che mi ha portato ad essere giovane comunista e che sicuramente non sono stati i libri di Gramsci e di Togliatti che io non conoscevo, né tantomeno le, eh, diciamo, le relazioni dei miei segretari di federazione, seppure importanti. La radicalità sta in una cosa molto semplice, nella vera e propria insopportabilità, persino psichica, fisica, nel vedere la sopraffazione degli ultimi. C'è una grande apnea nel dolore moderno, e questa apnea è una voglia di vivere che batte, batte prepotentemente per esprimersi. Ed è invece spesso schiacciata, offesa, scartata, non ascoltata. Vedete, il Novecento ha tradotto in forme politiche questo sentimento. Lo ha tradotto attraverso i partiti socialisti attraverso in quella che io recupero pienamente, nonostante gli esiti di errori e di orrori che l'hanno poi accompagnata nella realizzazione del comunismo reale, ma che è quella scintilla che chiamo del 17 alla quale non si poteva chiedere nel momento in cui è esplosa la buona educazione, perché lì ha tracimato qualcosa di inudibile per i tempi di allora, e cioè che per la prima volta nella storia, nel potere e nella politica concreta, quelli che stavano sotto hanno conquistato il palazzo del potere. Questa scintilla oggi è un sentimento disperso. Questo se volete è anche il dramma di un vecchio 70 anni, di un anziano uomo della sinistra che viene da una certa tradizione perché è un sentimento che non si profila più, che non è a base del motore della storia, che si è confuso e disperso, appunto, in una frantumazione sociale e politica delle forme. Non ci sono più le forme che esprimono questo sentimento. E qui ci sono tanti motivi che nel libro ripercorre oggettivi e soggettivi anche di nostri errori. Ma il punto vero a me interessa fino a un certo punto, in questa fase, il dibattito sulle forze politiche. La cosa che io voglio mettere al centro è che in Italia, nel mezzo di questa crisi, la sinistra non c'è più. Bravo. Vive in varie forme, vive spezzettata un po', forse minoritaria. Una parte batte magari nel popolo. Giuseppe Conte è riuscito a trasformare in questi anni che oggi si pone anche con uno spirito di competizione con la sinistra del Partito Democratico. Vive nel Partito Democratico. Ma come diceva Orlando e come io dico nel libro, vive mischiata insieme a, te altre, a tante altre cose. E proprio in Italia, dove negli anni 70. La sinistra socialista comunista durante la guerra fredda e repubblicana laica, non quella di Calenda, quella di Lamalfa, avevano raggiunto quasi il 50% in un mondo diviso in due, proprio in Italia. La fisionomia di questa forma politica non si riesce più a percepire, non conta e non ha profilo. E questo deriva anche dal fatto, francamente, che noi abbiamo contribuito ad applaudire all'idea che dopo il crollo del comunismo reale fosse finita la storia. E cioè dopo quel passaggio drammatico... Noi abbiamo accettato nella sostanza o comunque non abbiamo reagito a sufficienza. Quindi vedete a quanti decenni indietro io torno, non abbiamo avuto la forza creativa di sottrarre gli ideali della liberazione umana da sotto le macerie del muro di Berlino. E non abbiamo più coltivato un pensiero critico, non abbiamo più rimesso nella nostra mente una ricerca sulle nuove contraddizioni, le nuove forme di lotta, la creatività di ricostruire il filo di una ricerca di un mondo diverso. E questa è stata una sconfitta politica, culturale e antropologica. E non ci ha permesso di ricostruire nemmeno la forma partito, cioè una forma partito in grado di risvolgere di nuovo, nelle nuove condizioni dell'Italia, dell'Europa e del mondo, quella funzione fondamentale che ebbero i partiti di massa nei trent'anni gloriosi della democrazia italiana, che erano un collante, che aveva interpretato il senso della Costituzione italiana avvicinando il popolo alle istituzioni. In questo deserto e in queste difficoltà il PD è stato, e lo dico anche, autocriticamente è stato incerto. Perché il PD dentro il PD, soprattutto dopo la segreteria di Renzi, si è introdotta una contraddizione identitaria. Questo è non solo una differenziazione di linea politica. Adesso ho visto che verso il Congresso si farà, se non sbaglio Andrea, si cercherà di fare una cornice di valori, ma i valori senza scelte politiche sono come i caciocavalli appesi, che vanno bene per tutto e in ogni momento. Noi invece abbiamo bisogno di sciogliere questa difficoltà identitaria che deriva dal fatto che a un certo punto dentro il partito si sono creati due punti di vista sul mondo. Questo è il vero tema, cioè una visione che io rispetto ma non condivido, apologetica dello sviluppo così com'è. Sì, lo dobbiamo un po' rendere più efficiente, lo dobbiamo rendere forse anche un po' più umano, dobbiamo razionalizzarlo, però lo sviluppo che c'è è, è l'unico possibile. Questa visione è presente nel Partito Democratico, conta, influisce, determina. Un'anima che il popolo, i cittadini, gli elettori percepiscono bene. E dall'altra parte c'è invece una visione critica. Quando ricordava Andrea, io mi sono permesso, io ho parlato di riformare il capitalismo. Riformare il capitalismo. Pensate rispetto alla mia tradizione. Che leggerezza di pensiero. Riformare il capitalismo. E cioè cercare dentro il capitalismo di controllare quello smisurato che ha in sé il capitalismo. Il mondo ha bisogno di misura. La democrazia è misura. È equilibrio. La giustizia sociale è misura. La socialità e l'empatia è misura. Quando l'individualismo diventa smisurato e combacia con il carattere vegetativo e non spirituale dello sviluppo capitalistico in sé, allora noi andiamo incontro a grandi guai, a quella voragine di diseguaglianze, a quel pericolo per le sorti del mondo e a quella indifferenza verso la gente normale che purtroppo è la cifra di questa nostra modernità. Io, vedete, rispetto verso il congresso il dibattito sui nomi, peraltro sono tutte persone che conosco, con le quali ho militato per decenni. Alcune più giovani, altre invece che vengono dalla mia stessa tradizione, quindi non ho nulla di personale. Ma non sono per un congresso reticente, per un congresso che mette d'accordo su generiche linee valoriali e rimanda una discussione sulle scelte da compiere qui. Ed ora? E su quali principi e su quali valori? E da che parte stai? Queste sono le domande a cui bisogna dare una risposta. Altrimenti, il PD non si capisce se è per la NATO col caschetto o per un'Europa autonoma che difende l'Ucraina. Io non sono stato mai contro l'invio di armi. Mai contro l'invio di armi, perché se uno te dà un cazzotto tu gli devi rispondere, perché crea uno squilibrio e quello squilibrio va riequilibrato. Ma mentre fai questo devi avere un doppio occhio. Devi dire la parola pace. Devi far capire che per arrivare Quell'esito ci vogliono anche compromessi, equilibrio, un riesame di ciò che è successo in questi decenni: dove quel grande paese, la Russia post comunista, è stato abbandonato, isolato, non considerato. E dove la tendenza di chi oggi difende. Giustamente l'Ucraina, una tendenza di una parte di coloro che fanno e praticano questa linea sacrosanta, è però quella di riaffermare un mondo unipolare. No? L'equilibrio non si costruisce con un mondo unipolare. Perché non può essere solo un paese, l'Occidente che poi sono tante cose messe insieme. Qual è l'Occidente? L'Occidente è Trump, Biden, l'Occidente è Orban, l'Occidente è la Polonia, l'Occidente sono le grandi democrazie emancipative costruite nel dopoguerra. Che cos'è l'Occidente? Noi e loro non funziona così, perché la globalizzazione non può essere solo il banchetto di festa del capitalismo finanziario, ma ha messo in moto donne e uomini in tutto il pianeta, li ha fatti emergere, li ha fatti uscire dal Medioevo e loro vogliono uno spazio nel mondo. E non è che quando la Cina vuole essere protagonista, non può esserlo perché tutti si insospettiscono in Occidente. Ma loro hanno più di un miliardo di persone, hanno le materie prime, una grande economia, hanno una grande storia. La nostra storia è più breve e più corta di quella di grandi società antiche che oggi ritornano ad emergere e con le quali dobbiamo convivere. Stiamo noi per i reti di cittadinanza? che sono pochi spiccioli, o contro l'evasione fiscale, che sono miliardi che se ne vanno dalle tasche degli italiani. Siamo contro gli extraprofitti, come davvero egregiamente Andrea Orlando si è battuto in Parlamento. E poi quando si parla del PD... Io ho seguito con grande attenzione la sua campagna elettorale. Ha battuto solo su alcuni temi con una coerenza e una testardaggine e anche un po' una solitudine che mi hanno davvero ammirato. E allora siamo per colpire gli extraprofitti, colpire la ricchezza finanziaria oppure... Siamo per la flat tax che divide la torta in parti uguali tra soggetti ineguali. Infine siamo per la transizione economica e il vecchio, o il vecchio modello di sviluppo. Io potrei continuare, ma la cosa fondamentale voglio dire è che da questo congresso non può più uscire un PD che abbia la mezzadria dell'anima. E cioè che stia da una parte e dall'altra contemporaneamente. Perché questo è quello che ci ha reso incolori. Nel libro riparte c'è anche una cronaca politica, Io non ci ritorno, che cosa ha significato per me l'incontro con il Movimento 5 Stelle, il Conto E2? Mi hanno attaccato, mi hanno detto che non dovevo parlare. Continuano oggi, ho visto ieri, ad attaccarmi, il libro neanche è uscito, non l'hanno letto. Uno mi ha attaccato dicendo io non ho letto il libro, ho letto sei righe dell'anticipazione sul fatto. E poi giù, botte da orbi. Un giornalista un po' particolare, perché poi non, riesco, non sono mai riuscito a capire se è progressista o o no, perché una volta attacca la sinistra, poi un'altra volta la difende, una volta attacca i 5 Stelle, poi mi hanno detto che nel dibattito dopo le elezioni ha detto ma come mai il PD ha rotto con i 5 Stelle? Io sono stato crocifisso da questo Alessandro De Angelis che mi ha intimato di non dire più cazzata e che anche lui non, legge, non avendo letto il libro si è inventato un libro suo da criticare. Ma mi interessa poco, in fondo è una sorta di roditore dei gossip più che un giornalista che contribuisce a un dibattito. Perché ho creduto a quell'esperienza, perché mi sembrava giusto che il Partito Democratico sapesse distinguere in quell'area che è stata chiamata populismo, che tornasse ad avere un contatto diretto con una parte di elettorato che ci aveva abbandonato. Aveva fatto due anni abbastanza straordinari, non privi di difetti, ma abbastanza straordinari di, di governo che è stato poi non valorizzato, disconosciuto, demolito in modo selvaggio. E io sono stato tra coloro che sono state vittime e invece ho la coscienza a posto, perché in quei due anni noi abbiamo salvato l'Italia. L'abbiamo salvata strappando in Europa risorse fondamentali, l'abbiamo salvata sulla vicenda drammatica del... Del Covid, che in particolare nel Lazio è stata gestita in maniera mirabile dalla Giunta e dall'assessore D'Amato. Io non ho mai detto che Conte era il capo dei progressisti, anche lì io ho detto un'altra cosa. Che Conte era un punto di riferimento dei progressisti e in quel momento lo era. Lo era oggettivamente perché guidava un governo che univa l'insieme delle forze progressiste. Semmai, se io non ho detto Conte è il capo dei progressisti, semmai. Qualcuno ha detto dopo il PD e Draghi, sbagliando analisi e portando anche a conseguenze negative lo sviluppo di quell'esperienza. Perché quell'esperienza è stata un grande errore nel momento in cui da emergenza, da soluzione transitoria, da uno stato di eccezione dovuto alla crisi che si era aperta per l'iniziativa di Renzi, si è trasformato in un modello politico, in una cosa che doveva continuare in eterno, con qualcuno come un uomo intelligente, tutto sommato come Giorgetti, che ha detto vado a fare il Presidente della Repubblica, così da lì fa tutti e due, e il capo del governo e il capo dello Stato. E poi dice che c'è stata inquietudine nelle forze politiche per me Conte lo sa perché glielo ho detto ho fatto un errore ma non voglio tornare in quel momento ad aprire la crisi anche se aveva le sue ragioni perché è andata a pallino una prospettiva umanitaria noi abbiamo fatto l'errore di dire subito dopo ma i più con i 5 stelle e quell'errore ce lo portiamo ancora appresso anche se io voglio dire con grande amicizia, perché non posso, visto che l'ha introdotta Giuseppe questo argomento, non posso non dire niente. Mentre allora io ho capito le ragioni di una insofferenza che maturava da mesi. Lo ricordo perché con Conte ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo cercato anche di correggere. Uno dei punti di crisi fondamentali è stata la vicenda della RAI, dove mi pare che Giuseppe non abbia mai chiesto nomi o favori, ma ha solo constatato l'assoluta indifferenza nei confronti dell'opinione del segretario del più grande partito rappresentato in quel momento nel Parlamento italiano. Si è andati per le speech. Però voglio dire anche a Giuseppe, attenzione, perché se lì c'erano ragioni, nel Lazio è molto diverso. Nel Lazio si interrompe, si sfascia un'esperienza unitaria che già c'è. Ed è un'esperienza unitaria che ha dato con Zingaretti straordinari risultati. E colpendo, dice io ho posto, vedi Giuseppe, io ho posto le mie condizioni, ma in un processo unitario nessuno può porre in maniera ultimativa le proprie condizioni. Perché io quando ho scelto di sostenerti nel modo più sincero, più generoso e pagando dei prezzi, non ti ho chiesto conto della tua posizione sulla giustizia, che è lontanissima da quella che ho io, avendo dedicato a mio padre, penalista repubblicano, questo libro e avendo sacri i principi del garantismo del mio animo politico e culturale. Però non voglio acuire ulteriormente la polemica. Io ho letto dai giornali, dalle agenzie, quello che il gruppo di gente ha deciso sulla vicenda del Lazio. Non ho nessuna remora e nessuna diffidenza, anzi al contrario, sulla figura di Alessio D'Amato, che, che è una persona che viene dalla mia tradizione, che ha governato bene, onesto che ha rimesso a posto i conti della sanità, avendola trovata in una situazione disastrosa. Certamente l'esito dell'alleanza politica mi ha un po' sconcertato e mi ha sconcertato perché, purtroppo, in questo modo il PD sempre più sarà una volta terra di nessuno, per uno, una volta terra di nessuno per un altro e invece io credo al PD e voglio che ritorni ad essere la più grande forza della sinistra italiana. Naturalmente questo significa tante cose, lo sono state dette, significa ritornare soprattutto a toccare il popolo. A me è piaciuta molto l'espressione di Papa Francesco, toccare la gente, toccare, non vedere, ascoltare. Con la rete tu ascolti e vedi tutto sommato, ma non tocchi. È il toccare che ti fa attraversare l'altro, che, de che determina la caduta di una tua diffidenza, che ti espone fisicamente e psichicamente il contatto, eh? il contatto che ti entra dentro che ti determina o rifiuto o empatia se è rifiuto significa che hai una certa visione del mondo se è empatia significa che quel dolore ti è entrato dentro e l'hai fatto proprio e quindi lo puoi risanare insieme agli altri sono state dette tante cose qui come il PD si dovrebbe rilanciare, costruire dal basso i sindaci, un respiro transnazionale, soggetti che non esistono e poi soprattutto la funzione di un'Europa che dovrebbe trovare l'orgoglio di essere autonoma, di essere come geograficamente gli impone in qualche modo il collante. In qualche modo il ponte, il punto di snodo tra questo grande mondo dove emergono soggetti che debbono convivere, questo è il ruolo dell'Europa. A me quando si dice che certe volte che l'Europa non è l'Occidente, che l'Occidente è contro la Russia, cioè che la Russia non è Occidente, io davvero certe volte non capisco. Come si possa ragionare così? Nella Russia di San Pietroburgo è nata la più alta coscienza della crisi europea e della crisi della modernità. Puskin, Gogol, Dostoevsky, la grande musica russa, quella che si fece suonare quando proprio i cararmati di Hitler stavano per entrare a Leningrado e ci fu la grande sinfonia che riunì un popolo festante dentro il teatro di San Pietroburgo mentre era bombardata. La Russia è Europa e quando io vado in quei paesi io mi sento a casa mia. Devo dire che passeggiando intorno alla neva o guardando le grandi strade un po' veneziane, un po' parigine di San Pietroburgo, io mi sento molto più a casa lì che non nel deserto del Texas. È molto più Europa quella terra e quella cultura ed è un delitto di cacciarla dentro la sua dimensione asiatica. Stalin fu Asia, Lenin era Europa. E noi dobbiamo saper capire non solo come dialogare, ma come nutrirci anche di quella storia. E concludo, perché ho parlato davvero fin troppo, concludo con un pensiero. È vero che la tradizione non risolve tutto. È vero anche quello che dice Giuseppe, magari la nostra tradizione che è più corta, però ha la stessa dignità e certe volte riesce a cogliere magari i movimenti della politica in maniera più efficace. Ma c'è un punto sul quale almeno io sento radicata da una convinzione. Cioè, la sinistra è qualcosa che va al di là della forme politiche che ha assunto nella modernità. La sinistra è un sentimento radicale che nasce da Spartacus, che si sviluppa con le rivolte contadine in Germania, che si sviluppa con, con la rivolta dei sciompi. La sinistra... È il momento in cui qualcuno dice basta, dice no, io non ci sto. Perché se c'è una cosa che io sento vera, profonda, ma perché noi facciamo politica? Che cosa ci interessa? Perché ci impicciamo? In fondo può essere una vanità. Può essere persino un sentirsi un po' Dio senza naturalmente averne il potere e il mistero. E però noi facciamo politica perché a un certo punto, almeno per quanto riguarda il sentimento della sinistra, questo è sinistra. Tu vuoi far vivere pienamente. L'altro, quello che ti sta vicino. Questo è un sentimento straordinariamente creativo. Vale molto più del potere, vale molto più delle prebende, vale molto più della ideologia. È quella pulsazione della vita vera in cui tu vedi che l'umanità viene. Compressa. Io parlo che la, la condizione degli ultimi assomiglia alla malattia mentale. Cioè quando tu senti dentro di me il disagio mentale, e cioè senti che vuoi vivere, che tu sai come sarebbe bello ordinare i tuoi giardini mentali, le aiuole che hai costruito, preparato. Però non le puoi acchiappare perché c'è una forza più grande di te. Io dico barbari cavalli, selvaggiamente montati, che distruggono tutto. La condizione degli ultimi è questa. E chi non c'entra con l'empatia in questa dimensione non la può capire. Non si può capire dall'alto. Noi possiamo fare mille compromessi politici, io vengo da una scuola politica in cui il compromesso è arrivato fino agli esercizi più virtuosi. Eppure noi possiamo fare tutti questi com promessi, eh, compromessi, tutte le tattiche possibili, le manovre politiche, se la gente percepisce che tu c'hai dentro il cuore questa convinzione. E questo sentimento altrimenti ti abbandona. E quando io alla fine del libro nel dialogo con Riccardi dico noi non possiamo che dirci un po' tutti i socialisti come un po' tutti i cristiani e perché lì sento battere due cuori che battono nella stessa direzione. I cristiani nel tratto della vita pensano a una vita anche futura. I laici come me, che non hanno fede, pensano solo alla necessità di onorare qui ed ora la vita. Ma è lo stesso sentimento. Nel tempo che ti dà la vita così breve, nel tempo reale della storia, questi due sentimenti possono convergere, darsi la mano, collaborare. Ecco perché io concludo dicendo: gli errori delle ideologie anche di sinistra sono stati grandi, le Chiese hanno errato. Eh, ma il mio amico Riccardi sa che pure la Chiesa cattolica è stata birichina, eh, in tanti passaggi, fino alla spietatezza. Eppure io distingo, come fai tu, l'istituzione, la crisi dell'istituzione e il retaggio di una storia antica. E quel retaggio a me non mi rende libero, perché mi preme dietro le spalle. In questo la tradizione per me è importante perché io devo rendere conto a tutti quelli che si sono sacrificati e hanno costruito nel corso dei secoli il miracolo degli ultimi, il miracolo di quelli che non hanno nulla e che pur hanno resistito per la voglia di vivere e che chiedono ancora di potersi esprimere in una società che li rende davvero finisco mutilati e spesso alienati. Non è solo una questione economica, ha ragione Andrea. È una questione che ormai vanno con velocità diverse, due mondi che non si parlano più. E nel mondo dei normali non ci sono solo quelli che prendono pochi soldi. Il lavoro povero, i giovani che non hanno niente, le donne che sono tre volte affaticate nella loro vita, per tutte le inconvenze che gli cadono in testa, no? C'è anche proprio una generale fatica del vivere la fatica del vivere, che la politica, anche quella della sinistra, spesso non vede, di persone che hanno anche stipendi dignitosi, ma si devono alzare, affrontare una città difficile, il traffico, portare a scuola i bambini, preparargli la colazione, vestirli e poi nel traffico accompagnarli a scuola e poi andare al lavoro e fare un lavoro dove magari trovi il capo ufficio. O quello che ti sta sopra, anche lui, le sue turbe, e non riesce ad avere alcuna soddisfazione, e poi ritorni a casa, riprendi il figlio, lo porti magari a fare un po' di ginnastica. Donne che arrivano la sera stramazzate e si buttano sul divano a vedere un po' di televisione. Queste non sono vite. Queste non sono vite. Questi sono spezzoni di vita che non fanno una vita piena e noi abbiamo il compito e il dovere di ritornare a far vivere questa umanità così strozzata. Questo è il compito della sinistra, questo è il compito del partito democratico che deve scegliere e questa discussione francamente che si sta aprendo, mi interessa relativamente chi appoggia chi, a che mi importa. Io se posso dare un contributo al congresso lo darò su questi temi. Se troverà qualcuno che lo sa interpretare, un po' più giovane di me, io sono felice. Se non ci sarà nessuno, resterà una battaglia ideale, culturale e politica che ancora aspetta di trovare le forme. Adatte per poter vincere. Grazie Goffredo Bettini e buona serata a tutti, grazie per i vostri interventi.